Buonasera a tutti, buonasera sindaco, assessori, consiglieri tutti. Allora, prego segretaria, può procedere con l'appello. Sì. Giaquinto Girolamo, Citro Raffaele, Fiorillo Nunzio, Castiello Salvatore, Cerrato Antonio, è assente. Giaquinto Debora, Giliberti Vittoria, De Piano Gerardino, Del Regno Luigi, Del Regno Carmen, Testa Annalisa, Bianchino Mario, Ricciardelli Gennaro, Siano Stefania, Bruno Vincenzo, Gaeta Giovanni, Lepre Guglielmo. Grazie, dottoressa. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta di Consiglio Comunale. Passiamo al primo punto all'ordine del Adesso giorno. mi chiedo scusa, Sì, posso intervenire? prego, prego, consigliere Bianchino. Io intanto devo dare atto a un fatto importante che è quello della ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, che comunque essendo il massimo organo di rappresentanza nella vita della comunità è elemento di attenzione e di riferimento anche per la vita sociale. Quindi è un fatto significativo che riprende i suoi lavori e quindi consente anche a noi di esprimere le giuste considerazioni molto avvertite che possono anche andare oltre quello che è l'ordine del giorno in senso più tecnico. Quindi è nostro dovere come gruppo consiliare fare gli auguri al sindaco per la riconferma alle elezioni provinciali dell'assise provinciale, che è una riconferma, e gli auguriamo buon lavoro per l'interesse della provincia e della nostra comunità. Allo stesso modo intendo ringraziare il consigliere Bruno Vincenzo per la partecipazione a questa competizione elettorale, perché partecipare alla vita politica è un fatto importante che appartiene a quelle che sono le pulsioni del proprio sentire, del proprio vedere la realtà che ci circonda. Quindi è sempre un fatto edificante e quindi è stato molto significativo il suo apporto. Voglio per un attimo ritornare e fare dei riferimenti perché è giusto che si facciano, ma per chiarire soprattutto il nostro atteggiamento, la nostra posizione, il significato di una nostra azione, non certo per contrapporci in termini polemici rispetto a ciò che è accaduto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 27 di dicembre. Allorché questi banchi occupati dalla minoranza per mandato elettorale erano vuoti. Non c'è stata la nostra presenza a quell'assise, a quella seduta, per le ragioni che abbiamo riportato in una nota che avevamo inviato qualche giorno prima al sindaco, al presidente del Consiglio, e nella quale erano riportate tutte le ragioni che rappresentavano qual era la realtà che in un qualche modo toccava la vita del Consiglio Comunale e quindi lo stesso ruolo che la minoranza esercitava. Io credo che sarebbe stata, al di là delle differenziazioni politiche, cosa buona e giusta, prendere atto di quella nota e fare in modo che si potesse affrontare tutta la tematica contenuta nello scritto in altra seduta e andare avanti se si riteneva di andare avanti, ma non certo replicare in una maniera abbastanza forte, però con elementi di riferimento che erano destituiti di fondamento, tutti destituiti di fondamento, potremmo dimostrarlo. Non vorremmo entrare nei singoli aspetti, anche perché porteremmo il Consiglio Comunale a situazioni di riferimento e di riflessioni che non appartengono neanche alla vita comunale. Però in politica, ma nella vita anche, lo stile è come la pelle che ci portiamo addosso, non possiamo pensare di scalfirla e poi immaginare che niente sia successo. Restano le cicatrici, quindi bisogna stare attento all'uso delle parole e poiché questo avviene soprattutto allorché ci sono soggetti che hanno la giusta maturità, l'adeguata anche formazione per la rappresentanza e per il ruolo, la cosa ha sorpreso notevolmente e non abbiamo capito perché possono accadere determinate cose. Forse perché immaginiamo che non si stesse parlando ai banchi vuoti della minoranza,
si intendesse altro, se si intendesse altro o si intendesse dire quello che è stato detto, lo si dica anche in nostra presenza, lo spieghi, lo si spieghi. Perché voglio fare riferimento solamente a qualcosa e lo dico solo perché è stato fatto cenno in Consiglio Comunale, quindi è giusto che sia di volontà pubblica la conoscenza. Noi sindaco abbiamo partecipato alla sua proclamazione, abbiamo partecipato alla proclamazione dei consiglieri di maggioranza, abbiamo partecipato alla proclamazione dei consiglieri di minoranza, cioè alla nostra proclamazione, e mi sia consentito osservare che nella storia delle rappresentanze comunali non ho mai visto la presenza delle minoranze in questo importante momento della vita politica amministrativa. Noi c'eravamo, ci siamo allontanati dopo che era stata fatta la proclamazione e credo che tra persone ben pensanti e con la mente serena sia facilmente anche comprensibile il perché noi ci siamo allontanati. Avveniva dopo alcuni giorni che erano avvenuti alcuni fatti relativi alle presenze nella casa comunale di Palazzo dell'Annunziata e anche di Piazza Municipio. Per usare un riferimento potremmo dire si anticipò allora la Capitol Hill americana oppure il gesto del Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi, ma sono situazioni che hanno un loro significato sociale, poi vengono interpretate nella maniera che può essere più consona alla sensibilità di ognuno, ma certamente non si può ascrivere a una mancanza di stile da parte della minoranza rispetto a questo tipo di comportamento che è stato decisamente istituzionale. Io non voglio citare le mancanze di stile che abbiamo noi rilevato, io ne ricordo una sola, la più grande per tutti, allorché c'è stata una grande manifestazione popolare, oltre che delle rappresentanze istituzionali, di solidarietà al sindaco per alcuni fatti di estrema gravità che purtroppo gli erano accaduti, e io ho visto quelli che non c'erano, che quelli che c'erano lo si immagina subito, ho visto quelli che non c'erano, oppure quando si è fatta una solenne cerimonia che ricordava la festa della fusione, un giorno di festa importante delle nostre municipalità in un solo comune, e nonostante ci fosse la presenza del primo sindaco della storia di Montoro, quantomeno perché portasse la testimonianza di quello che era stata la sua esperienza, non ha avuto la possibilità di esprimere una opinione. Ma mi fermo qua perché poi sono successi tanti episodi rispetto ai quali abbiamo solamente cercato di tutelarci. Sono state anche fatte affermazioni molto pesanti. Sindaco, io glielo assicuro, il gruppo di minoranza, per quanto riguarda il discorso esterno, si esprime attraverso una sua pagina che è Montoro, la città che vogliamo. E non siamo i soli che ci esprimiamo attraverso il linguaggio dei social, sempre in modo corretto e con fatti specifici e su temi specifici, ma lo fanno tanti altri. E non c'è niente di strano che questo avvenga, anzi ci fa immensamente piacere allorché si concorre alla divulgazione di fatti che attengono alla vita pubblica, alla vita dell'amministrazione comunale, all'attività amministrativa e che costituiscono un momento di conoscenza e anche fatto partecipativo per la comunità. Sicuramente non aiuta la partecipazione il fatto che ad ogni azione che può essere minimamente critica, che è il sale della democrazia, ci sia una reazione scomposta, quasi di risentimento, come se ci fosse un aspetto personale che vada a determinare, a meglio qualificare la posizione che si occupa in quel momento storico di rappresentanza pubblica. Sono ben altri motivi che dovrebbero animare e sostenere i soggetti che hanno una responsabilità pubblica, quella dell'ascolto, quella della partecipazione, quella del confronto e anche rispetto a delle cose. Non c'è niente di strano se ci si ferma per un attimo e si vada ad approfondire ciò che si è richiesto. Noi non abbiamo detto alcunché rispetto al merito, alla portata di alcuni aspetti della vita amministrativa. Abbiamo sollevato alcuni elementi che, se seguiti con la giusta attenzione, possano favorire notevolmente la vita partecipativa e democratica nella comunità.
perché credo che si sappia bene che c'è una crescita reale sul piano sociale, non quando si realizza solo qualcosa in più, ma quando si va a determinare l'innesto nel processo civile e sociale della comunità di elementi partecipativi che coinvolgono la comunità. E non è stato, voglio dire, soprattutto una parte del Consiglio Comunale che pure ha mostrato sensibilità e attenzione in alcuni casi alle nostre proposte, alle nostre richieste, incontrando anche una disponibilità a verificare anche al consenso, che non c'è la cosiddetta distanza o abbandono da parte del gruppo che noi rappresentiamo, perché avremmo disatteso la rappresentanza elettorale, la rappresentanza popolare non partecipando. Io credo che disattenda la rappresentanza popolare chi non tiene conto delle istanze che in maniera democratica e corretta un gruppo consiliare eletto dalla comunità e presente in questa sede, in questa assise, pone queste argomentazioni. E ci siamo meravigliati enormemente che dopo il fuoco di fila di una serie di invettive che sono state mosse nei confronti della minoranza, poi il sindaco ci dirà, e noi lo ascolteremo con attenzione, quali siano le caramelle, tra virgolette, che siano state qualche volta date al gruppo di minoranza, questo lo vorremmo capire, la cosa non ci riguarda, non lo so se siano state mai elargite, ma sicuramente da qualche altra parte. Come è giusto immaginare anche che non ci siano riferimenti a situazioni, voglio tranquillizzare il sindaco, da parte nostra, quello che facciamo è alla luce del sole e lo diciamo, qualche volta l'abbiamo anche fatto perché gli interessi pubblici erano lesi, enormemente erano lesi, e abbiamo esercitato una doverosa azione a tutela. Io voglio ricordare che un grande Presidente della Repubblica, che non c'è più, affermò che quando si siede nei banchi della rappresentanza istituzionale, anche del comune più piccolo, ci sono due elementi che devono sostenere la volontà del rappresentante del popolo. Il primo è la consapevolezza del rispetto per le istituzioni e il secondo è l'autonomia del pensiero. Se c'è un fuoco di fila e c'è un allineamento sul fuoco di fila con altre invettive, mi dispiace che qualche consigliere capogruppo non sia presente, non siamo di fronte al pensiero unico, che è altra cosa. Siamo di fronte a un'aggressione, sia pure sul piano verbale, che va in sincronia, che si sincronizza e che non porta all'osservazione da parte di qualche consigliere comunale di questi due principi. Soprattutto non dimenticando che, stando nelle istituzioni e dovendole rispettare, la minoranza è una parte notevole delle istituzioni, perché istituzione è il Consiglio Comunale ed è la massima espressione della rappresentanza. Altre cose, sindaco, mi sia consentito, non è alla sua persona, ma alle dichiarazioni che purtroppo lei ha fatto e che noi veramente non avremmo in alcun modo né aspettataci né compreso, perché veramente non erano incomprensibili. Non sappiamo cosa sia potuto accadere e perché siano state fatte, però sicuramente sono state di un tono, di una pesantezza, di un contenuto che non tocca a noi, ma sicuramente non ha fatto in modo che si scrivesse una pagina positiva dei lavori del Consiglio Comunale, di questa nobile assise che storicamente ha sempre espresso e manifestato nella maniera più nobile, più significativa, il proprio ruolo e il proprio lavoro. Erano queste le cose che noi intendevamo riportare a questo consesso nello spirito costruttivo e creativo di una condizione che faccia risaltare il Consiglio Comunale su alcuni aspetti importanti. E voglio dire, soprattutto perché ho fatto un riferimento, sia ben chiaro, anche in positivo al consigliere Fiorillo, perché parlando di commissione è quello che lo vede più impegnato nei lavori delle commissioni. Oramai andiamo in questo Consiglio Comunale a comporre commissioni che rappresentano una parte notevole del Consiglio Comunale e quindi la forte partecipazione alla vita amministrativa diventa un fatto sempre più pregnante, un fatto importante.
E dobbiamo fare in modo che questo possa essere riempito da contenuti partecipativi, non arrivare all'ultimo momento. Immaginando, consigliere Fiorito, dica lei che fa uno sforzo notevole, io la capisco anche, non so molte volte come fa a rendere in una maniera molto sintetica, stringata, argomenti che hanno una loro complessità e che richiederebbero sicuramente più spazio, più tempo per essere approfonditi in tutti gli aspetti. Anche perché io mi accorgo, l'ho dovuta sentire, sindaco, mi consente, lei ha fatto riferimento a un debito fuori bilancio. E il suo tono, il suo rivolgersi anche al segretario comunale ha destato un minimo di scalpore, quasi come dire andiamo alla ricerca di chi non ha provveduto. Noi non c'eravamo, ma se ci fossi stato le avrei ricordato che si trattava di altro argomento rispetto a quello di cui è stato fatto esposizione in consiglio comunale. Non solo, ma nessuno si è interrogato quando il sottoscritto dice: guardate, sui debiti fuori bilancio, fermiamoci alla genesi, qua non vogliamo responsabilità di nessuno, né questo che interessa a noi, alla comunità e alla politica. Interessa vedere qual è il percorso migliore che si possa fare sul terreno della correttezza. Nessuno si è chiesto se il beneficiario di quella liquidazione avesse pendenze con il comune. Te lo dico oggi, caro consigliere Fiorillo, che non c'era in quella seduta. Lo vado a verificare, perché non credo che ci siano state inadempienze. E quando c'è qualche aspetto che può sembrare di una particolare criticità, credo che sia giusto confrontarsi. Se questo avviene, rendiamo un servizio utile alla comunità. Non me ne volete, ma era giusto che noi facessimo queste osservazioni, che ponessimo questi temi, perché possono essere anche per il futuro elementi soprattutto di recepimento. Anche perché non sono, e concludo, atti di cortesia i riscontri alle nostre richieste, sono azioni dovute, doverose e dovute allo stesso tempo. Per cui ci auguriamo che questo avvenga, perché se questo non avviene è giusto che noi facciamo in modo che ci sia qualcuno che lo faccia rispettare questo principio. Quindi vi ringrazio per questo. Caro Presidente, facente funzioni, poi interveniamo quando c'è la nomina dei Presidenti. Anche perché sento di ringraziare il Presidente che ha assolto il compito per un tempo anche notevole, che è il consigliere avvocato Citro, che ha cercato in tutti i modi di fare in modo che risaltasse il ruolo della rappresentanza consiliare anche in momenti molto significativi e difficili della vita comunale. Perché mi sia consentito solo una breve riflessione. La difficoltà sta nel saper distinguere la rappresentanza del Consiglio dall'appartenenza all'amministrazione, perché la rappresentanza del Consiglio è la parte esaltante che deve impegnare il Presidente a fare in modo che il massimo organo del Consiglio non debba trovarsi nella condizione in cui si è trovato nella seduta del 27 di dicembre. Oggi noi sull'approvazione dei verbali della seduta del Presidente non possiamo votare perché non c'eravamo, però mi permetto di osservare alla maggioranza in Consiglio Comunale che si accinge a votare l'approvazione di questi argomenti, che tra questi ce n'era uno, il regolamento sulla polizia municipale, che benché noi avessimo detto, consigliere Fiorillo, state attenti perché i regolamenti vanno notificati ai capigruppo 10 giorni prima, per ovvie ragioni, ecco che poi in consiglio siamo costretti sui singoli punti dei regolamenti a fare continue osservazioni, questo non è avvenuto, l'argomento non poteva essere deliberato. Nonostante tutto si è proceduto all'approvazione di quel regolamento e oggi probabilmente si procede anche all'approvazione dei verbali, mentre andrebbe, per riportare tutto in un regime di chiarezza massima, riportare in Consiglio Comunale e approvarlo secondo i dettami del nostro regolamento. Quindi questo è quello che noi sentiamo di dire, sempre nello spirito di massima valorizzazione, prendendo atto per tutta la parte notevole e sicuramente positiva che ha svolto il Presidente consigliere Citro nell'ambito del periodo che le ha visto impegnato come Presidente del Consiglio. Poi non criminalizziamo questi social, perché il caro Raffaele Citro è il campione sui social indiscusso e io gli do atto con merito, sia ben chiaro, anche molte volte ci sono anche riflessioni condivise, però questo rappresenta anche un momento partecipativo molto forte e di grande contenuto sociale e bisogna accettarlo per tutto ciò che è e per come si esprime. Vi ringrazio. Grazie consigliere Bianchino.
Sindaco, prego. Allora, chiaramente buonasera a tutti, buonasera ai concittadini, buonasera alla Presidente Siano che ringrazio per l'attività che sta svolgendo, chiaramente anche un benvenuto al capogruppo Bianchino all'interno dell'assise comunale, insomma è stato un auspicio, un augurio da parte di tutti di poterci rincontrare anche personalmente e soprattutto diciamo poter guardare per lui, un augurio da parte del consiglio mio personale, insomma, che già abbiamo fatto separatamente, in modo che la nostra attività di confronto possa essere ancora contraddistinta dal comune sentire del rispetto delle istituzioni, da un rapporto franco, leale, di ruolo, ma anche di carattere personale, di grande e reciproca stima. Quindi non voglio alimentare discussioni che la seduta del 27 dicembre evidentemente ha lasciato qualche amaro in bocca per la verità non solo da parte vostra ma soprattutto da parte nostra, perché rispetto al Consiglio Comunale di fine anno, dove insomma per consuetudine insomma si rincorre un po' il tempo, dove però non è stato assolutamente evitata, mancata la fase propedeutica, istituzionalmente propedeutica alla convocazione del Consiglio, quindi le commissioni, ma non so in che termini, perché chiaramente questo è un lavoro dei presidenti, sia mi confermano, sia quella specifica che sia quella dei capigruppo è stata regolarmente convocata, quindi l'assenza come elemento di diciamo di sottolineatura di una mancanza istituzionale ci è sembrata un po' eccessiva, come forse eccessiva effettivamente, perché poi ognuno di noi bisogna che metta, come dire, anche dei perimetri a delle situazioni, può essere stata la reazione di qualcuno di noi, mia particolare, volendo però specificare dei fatti storici che non avvenuti, perché il post elettorale non è stato un post elettorale normale. Io non mi ricordo mai di aver mancato, facendo parte dell'opposizione, a qualsiasi dovere istituzionale, anche di solidarietà nei confronti delle istituzioni comunali in generale, in quel momento del sindaco Mario Bianchino. Potrei, in un gioco di rimpallo continuo che non intendo coltivare, potrei dire che le attività insomma anche della diciamo istituzionali ultracomunali non hanno visto molto un gran coinvolgimento, però non voglio entrare nel rimpallo e accettare quello che può essere un consiglio diciamo di una persona che da anni si dedica alla vita istituzionale. Accettare un consiglio però significa anche dover rivendicare una come dire una delusione o una rimarcare alcuni atteggiamenti di carattere istituzionale che a secondo dei punti di vista non possono trovare albergo nella reciprocità con cui noi dobbiamo camminare. Insomma, nessuno ha occupato, nessuno ha sfasciato, nessuno ha, dico la verità, la proclamazione, poi ci sono è stata contraddistinta da un fatto evidente, plastico, dell'abbandono, cosa che non è simpatica. Poi io non voglio entrare nel rimpallo. Mario, ci sono i video, però no, io non voglio più entrarci, però non, neanche possiamo dire tutto quello che va verso una direzione dall'altra parte, insomma, perché poi alimentare certe discussioni sul piano, io non so nella replica rispetto a una delusione di un'assenza che non trovava giustificazioni, obiettivamente non trovava giustificazioni, allora è chiaro che voler sottolineare l'assenza a un consiglio comunale che può essere determinata da 200 fattori, potevate venire qua, dire la vostra, dire forte.
ma solennemente ci siamo parlati più volte e abbiamo chiarito più volte. Certamente, certamente, certamente. Cosa chiedete del PUC che non avete avuto riscontro? Visto che ve l'hanno protocollato il 29 maggio, non so con quale coincidenza di date rispetto alla vittoria e alla sconfitta elettorale. Noi sicuramente no. Qualcuno qua c'era, noi no. Perché la data mi sembra quella del 29 maggio, ma vado a memoria, non mi sembra che il 29 maggio, mi sembra che la proclamazione sia stata fatta qualche giorno dopo del 29 di maggio, quindi questa incidenza dei redattori del PUC a voler, diciamo, protocollare è una coincidenza che quantomeno, come dire, ci può lasciare qualche piccolo dubbio in testa, insomma, perché forse se l'esito elettorale non fosse stato questo, il protocollo sarebbe stato altro. Io ho ascoltato con religioso silenzio, c'entra nei limiti in cui se non vieni coinvolto. Noi le commissioni stanno funzionando, quando riterremo che gli argomenti sono maturi da portare in commissione li porteremo. Se non vi sta bene, Gennà, per l'amor di Dio. Evidentemente non ne abbiamo fatto in tema di urbanistica, mi sembra abbastanza, cioè, o perlomeno nella quella delle attività produttive evidentemente non sono state fatte, non è che non sei stato convocato perché quella è urbanistica, Gennà, c'era il tuo capogruppo, l'abbiamo visto, sì. La dovevamo fare a doppio passaggio, ma adesso la chiariamo anche questo aspetto, perché le abbiamo accorpate, insomma, non penso che una commissione poteva bastare, non è che le dobbiamo fare due, se no potrebbe avere dei risvolti sociali, per cui anche la commissione delle politiche sociali potrebbe intervenire. L'abbiamo portato in un argomento urbanistico, nella commissione urbanistica, non penso che abbiamo sbagliato. Tu pensi di sì, ma come ognuno è libero di pensare, ci mancherebbe altro, come vuoi, però non si può dire che non l'abbiamo portato in commissione. Abbiamo sbagliato commissione, la prossima volta vi chiameremo anche per essere indirizzati sulla commissione. Vedete, è sempre questo il punto di la convinzione di poter avere una, perché poi la storia, i 5 anni l'ho fatto anche all'opposizione. A netto della pandemia, chiaramente, Mario, quello è un problema, quello è stato un problema, a netto della pandemia di 2 anni, per la quale chiaramente, non so se vi ricordate, i lavori sono stati relegati, oggi tu annunciavi del piacere di poter tornare in presenza, ed è un piacere per tutti, ed è un piacere anche per noi poter riattivare in presenza alcune attività, ma vedi, questo è il limite con cui si mistificano le cose. Perché si fa finta di, però ognuno tiene fede, soprattutto massima lealtà, che sarà quella là che ha sempre contraddistinto. Allora Mario, ti ripeto, io la leggo così, perché nel confronto democratico la presenza vi legittima nel modo più forte possibile a muovere ogni osservazione. L'assenza è una mancanza di rispetto alle istituzioni. Queste però sono visioni. Detto questo, è chiaro che non possiamo richiedere un rispetto, in quel caso sottolineato con l'assenza, a una parte del Consiglio. Dobbiamo evidentemente, e questo me ne assumo anche io una responsabilità, che se in un eccesso di sottolineatura ho potuto strabordare, come si suol dire, questo non ho nessuna difficoltà a
diciamo, a riportare gli elementi all'interno di una sana confronto consiliare, che sia poi chiaramente foriero di decisioni che vanno sempre nell'ottica della crescita della nostra comunità. Però, insomma, voler riprendere questa discussione dopo il 27, dopo l'assenza, insomma, e poter fare anche un po' di paternale, cioè, mi sembra eccessivo, volendo riportare, come ho sempre dimostrato quotidianamente nella mia storia politica, una dimensione di grande rispetto diciamo delle istituzioni. Chiaramente il tentativo di riportare, dare un significato politico ad un'assenza, io lo comprendo, è bello anche articolato, insomma fatto bene, ma è un tentativo veramente di riempire uno spazio che secondo me non si può riempire, perché l'assenza a un consiglio all'interno del quale è preceduto, consiglio preceduto sia dalla convocazione dei capigruppo sia dalla commissione, è un momento che non ha fatto piacere all'intero assise comunale. Quindi innanzitutto a noi, al presidente del consiglio. Già fatte più volte alla prefettura. Tutte queste lamentele di mancanza, quindi già più volte spedite in prefettura. Questo nell'ottica di un grande rispetto e di una grande collaborazione nello strutturare i ragionamenti. No, non è mancato riscontro, gliel'ho detto, non è nessun mancato riscontro. Certo, se lei pensa che scrivere alla prefettura o convocare continuamente tavoli in prefettura sia lo strumento per trovare una pacifica e proficua confronto all'interno del Consiglio, io non lo condivido. Chiaramente aspetteremo la prefettura che risponda. Questo è il problema vero. Se si denuncia su ogni minimo presunto, perché fino adesso noi problemi da questo punto di vista non ne abbiamo avuti, chiaramente denunce di carattere di osservanza di regolamenti, di minuzie, di virgole, noi fino adesso non abbiamo avuto di grandissimi problemi da questo punto di vista, ma se ogni volta ci si appiglia a quell'elemento per poter dire che è stata mortificata la rappresentanza consiliare dell'opposizione, questo consentitemi di ritenere che assolutamente lontanissimo dalla realtà. Capisco, ripeto, anche la volontà di poter farne un argomento di politico amministrativo, e questo fa parte, insomma, della legittima propensione. Però, insomma, io conosco anche la storia da dove veniamo, ricordo episodi, e posso anche capire allora perché il capogruppo Cerrato ha, come diceva lei, ha avuto una reazione eccessiva, perché ricordo come le norme venivano interpretate a secondo del posizionamento di un consigliere all'interno del Consiglio Comunale. Cerrato era compatibile o incompatibile se copriva, sedeva da questa parte o da quella parte. Come no? Se abbiamo fatto un intero consiglio comunale a ricamare, ma purtroppo pochi erano presenti, soprattutto della sua parte. Ma questo le sto dicendo. Non c'è. Lei ha posto una questione di incompatibilità che non c'era e si è ricordata di porla dopo che Cerrato ha abbandonato la maggioranza. Ma delle une due, o era incompatibile ab origine o si diventa incompatibile quando non si ragiona come lei. Queste sono le due elementi di discussione. È così proprio. Quindi, però io non voglio tornare indietro. Ritorno e riavvolgo. Dopo 2 anni e mezzo di attività consiliare, ripongo la questione. Ampia disponibilità ad affrontare in modo serio e costruttivo gli argomenti. Se gli argomenti, lo ripeto, come lo ripeto, l'ho ripetuto privatamente a lei, se gli argomenti volta per volta vengono estrapolati, vengono molte volte anche dati in pasto all'opinione pubblica per poter ricamare elementi, qua ci siamo sentiti dire
cose che insomma stanno fuori dal mondo, ci si suggerisce azioni politiche non messe in essere per un quinquennio, però vengono suggerite a noi come elemento portante della nostra azione amministrativa. Come collocare le strutture, dove collocare, come organizzare, è una scelta che facciamo dovendo dare solo risposta del nostro operato all'opinione pubblica. Lei può condividere o non condividere, ma non può chiedere a noi perché facciamo così o perché non facciamo in un altro modo. Non è cosa sua. Io quando faccio delle decisioni sono plastiche, ridistribuiamo uffici e collocazioni, senza per questo dover chiedere una preventiva autorizzazione a lei. Questo è il fattore discriminante. Se poi in altre volte, come abbiamo fatto, noi discutiamo, possiamo trovare anche una convergenza di pensiero. Certo, la convergenza di pensiero però non la si può trovare allorquando un argomento che mi si chiede di affrontare insieme viene preceduto da un post, non sulla pagina ufficiale vostra, chiaramente non siete così, ogni tanto ci siete caduti a replicare qualcuno proprio anche sulle vostre pagine, capitato l'errore ogni tanto, quando lo date in pasto all'opinione pubblica e volete dire che se non si fa come dite voi non si va nella direzione giusta. Quello è un giochetto a cui noi ci sottraiamo, ma ve l'abbiamo detto con franchezza. Fin quando gli argomenti vengono trattati all'interno del Consiglio Comunale, nel rispetto delle posizioni, nel rispetto delle idee di ognuno di noi, siamo apertissimi a poterne sempre discutere. Altra cosa è strumentalmente utilizzare degli argomenti. Qua finisco la discussione per non ritornare, indietro. Non ho capito. Ma guarda, ti ripeto, ci siamo sentiti mesi e mesi di cosa? Di cosa? Su che? Mi faccia capire come dobbiamo fare. Dobbiamo fare quello che mi vuole indicare lei degli argomenti da portare in consiglio. No, mi faccia capire. Qua stiamo parlando della vostra assenza il 27, giustificata da una serie di note in prefettura dicendo che non erano state convocate né commissione dei capigruppo né commissione consiliare. A me, quello che risulta a me come sindaco, era stata convocata sia la commissione alla quale eri presente tu, però io so che difficilmente confermi di essere presente, però alla quale erano presenti i commissari di maggioranza e minoranza, veramente, non tanto. Lo sto dicendo, alla quale lei era presente, lei, ho detto, un poco prima, rispetto al consiglio del 27 dicembre. Consigli del 27 dicembre, che sono consigli che storicamente nel periodo natalizio si fanno con una rapidità maggiore. Lei ha aspettato la compressione. Consigliere Lepre, usate il microfono. Anche delle commissioni almeno una settimana prima dei consigli comunali. Quando mai questo è avvenuto? Voi avete, e lo dico io, è avvenuto, allora, in una sola circostanza. Noi siamo nei termini o siamo fuori termini? La convochiamo o non la convochiamo? Non mi devi dire tu i tempi. Ma voi, se io non, come commissario, ma se non noi abbiamo la possibilità di sviluppare, di studiare gli argomenti, guardarceli prima che arrivano nelle commissioni. Ma scusate, ma io che vengo a fare in commissione? A esprimere un parere che, su cose che non conosco? Che la facciamo a fare? Solitamente, dopo che avete dato, ma si può migliorare, dopo che avete anche condiviso in commissione, ho visto venire in consiglio comunale e cambiare anche le posizioni. Ma questo è altra cosa vera, molte volte. Quindi, allora? Ma questo è il ruolo delle commissioni, ma non può dire che noi non abbiamo convocato commissioni. Ma chi ha detto che non ha... L'unica commissione che convocate è la commissione bilancio affari generali. Vabbè. Le altre non le convochiamo, noi abbiamo chiesto di organizzare i consigli comunali, attività preliminari al consiglio comunale, di organizzarle nei tempi meglio. Si può ottenere questo, sì o no? Questo con un piccolo sforzo da parte vostra. Noi questo abbiamo chiesto. Lo sforzo è questo, sono due anni e mezzo, tre anni, questo non avviene. Due anni di che cosa? Allora, questo sforzo che noi possiamo sempre fare,
possiamo sempre fare nell'ottica di una collaborazione. Non può essere l'elemento per cui, sulla quale voi volete giustificare un'assenza al Consiglio Comunale. E questo è la discriminante tra la sua posizione e la mia. Gli altri poi ne andiamo, agli altri mi chiedete, molte volte mi chiedete perché faccio questo e non faccio quello. Cioè, ma veramente siamo a questo livello? Cioè, in molte altre interrogazioni, voi chiedete perché fate così e non fate così. Ma questo qua, sono le nostre scelte queste qua, capisci? Però dato che sulla questione politica, dell'argomento politico, non possiamo entrare perché possiamo avere delle visioni o concordanti o divergenti. Questo fa parte della dinamica legittima del Consiglio Comunale. Ma sulla questione delle commissioni, giustificare l'assenza in Consiglio, perché le commissioni sono state convocate in un lasso di tempo, il 27 dicembre. Quello è quello là che è sembrato essere l'elemento istituzionale. Gli altri elementi sono di carattere politico. L'elemento istituzionale è quello. Commissione e mancata la commissione o preavviso troppo breve. Non ci capite se è più grave una cosa o un'altra, però preavviso breve per la commissione, per la convocazione delle commissioni di capigruppo e commissione specifica. Se questo è l'argomento per poter disertare una seduta di consiglio comunale, va bene, è il mancato riscontro. Il 27 dicembre è difficile dare un. Non ci aspettavamo un'assenza in consiglio comunale, però Mario. Allora ascoltatemi, però noi abbiamo consentito l'apertura, la discussione, l'abbiamo sentito, sto facendo una brevissima replica cercando poi di concludere. Mi vuoi dare i tempi, Guglielmo? Unissere i tempi quando ha già discutito? No, non faccio. Ma come antitetiche? Consigliere Bianchino, il microfono. Si esprimono su un qualche cosa. Cioè, noi stiamo chiedendo da tempo. Scusate, ci potete dire perché dalla Casa della Cultura, la frazione San Bartolomeo, avete deciso di togliere la biblioteca? Allora. Non ce l'aspetto. Ci potete dire per cortesia? No, 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 no. Nessuno. Vabbè, detto questo, no, lei non può, è inopportuno scrivere alla prefettura, che è una cosa, io non so come dirlo, questa cosa. Un dialogo netto non viene preceduto né dalla pubblicazione su Facebook, sano, né dalla lettera alla prefettura. Questo significa minare ab origine ogni forma di collaborazione. Sì, o avrei, di confronto. Avrei scarsa considerazione. Confronto significa che dover, come si dice, giustificare una propria azione, una propria decisione. Sindaco, ha molti anni di impegno politico, per cui io la rispetto, ma non può dire questo, perché, sì. Perché io comprendo anche che lei non riferisce a noi questo modo di fare, perché sa benissimo che sono riscontri doverosi e dovuti alla minoranza. Sono in altre sedi lei lo fa, in altre sedi lei lo fa, quindi a cominciare dal suo amato comune che è Mondoro, per la prossima volta si impegna a dire risponderemo alle vostre richieste in consiglio e spiegheremo perché noi siamo di altro avviso. Però bisogna spiegare. Come ti ho detto personalmente l'altra volta. E non serve quando poi. Però non si fa l'assenza dopo che abbiamo parlato. No, quando si chiarisce, ma quando il chiarimento. Allora, detto questo, noi però, abbiamo sempre dato un modo di pensare. Cena, scusami, noi istituzionalmente abbiamo sempre risposto e ti abbiamo consentito di fare un consiglio comunale quando tu eri in minoranza.
con il, quando abbiamo dato la cittadinanza al Milite Ignoto, se ricordi bene, senza la nostra presenza le istituzioni che stavano qui presenti dovevano andare a casa. Noi abbiamo garantito il Consiglio Comunale, lo abbiamo garantito. Cioè, non andava a casa la maggioranza, andava in casa, a casa l'istituzione. Se voi ponete l'elemento politico di essere stati presenti, se voi poni la questione di essere stati presenti al giorno della Milite Ignoto, come manifestazione sul Milite Ignoto ci stesse una maggioranza e una minoranza, è grave come approccio. Grave. Di minoranza sei stato sempre invitato alle manifestazioni. Io due anni e mezzo, tre anni, non sono mai stato invitato ad una manifestazione. Io neanche a quella là da consigliere provinciale. Tante pezzi chiaro. Partecipavo volontariamente. Sei stato sempre invitato. Gena, ma detto questo, la questione del Milite Ignoto è una questione che riguarda né maggioranza né minoranza. Se tu in quello vedi il tuo atto di collaborazione alla tenuta del Consiglio, siamo fuori dal Consiglio Comunale prima lo abbiamo garantito noi, se ricordi bene, anche il Consiglio Comunale. Ma non devo giustificare, andiamo nello specifico. Però voglio dire, la vostra posizione può trovare e deve trovare una giusta posizionamento di quello che è il metro del rapporto, però questo deve avvenire nella reciprocità dei rapporti, che noi per adesso in 27 dicembre ho potuto non constatare. Questa è una mia valutazione. Voi dite che invece era una reazione. Ma andiamo oltre. Però si è creato. Detto questo, però mo dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare avanti con allora, chiarito questo aspetto, io voglio innanzitutto ringraziare, ma questo non me lo ricordo. Se me lo vado a sentire ti dico quale caramello. Quale? Che gli dissi? No, ma veramente non la ricordo questo, se no l'avrei. No, se mi dici, io veramente sto passaggio, mo te lo dico personalmente. Alla questione consigliare, insomma, se no altrimenti finisce che il 27 lascia più conseguenze di quelle che forse dalla minoranza e forse anche da parte della maggioranza volesse lasciare sul campo. Quindi nello sperare che i rapporti futuri siano improntati nella legittima, diciamo, divaricazione di opinioni, di visioni, però ha un recupero che di un comportamento di rispetto reciproco e soprattutto di rispetto per le istituzioni, ai quali penso che tutti quanti dobbiamo tendere, senza dover sottacere un'eventuale
nessuno di noi è bianco, nessuno di noi è nero, forse ci sono state sfumature da una parte e dall'altra, per la quale è giusto che anche in modo franco e sereno si possano poi ricomporre alcune attività all'interno del Consiglio Comunale. Mi scuso con la Presidente Siano per l'eccesso, però insomma era anche giusto andare un po' fuori dai tempi e dalle modalità di Consiglio. Comunque, grazie a tutti. Grazie Sindaco. Procediamo quindi con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute precedenti. Mi appresto quindi alla lettura dei verbali relativi alla seduta del 27/12/2021. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 238 del 30/11/2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 e dal DUP 2021-2023, pagamento quota capitale mutui istituito da Istituto Credito Sportivo e adeguamento capitolo uscita 5 per 1000. Punto numero 3 all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 250 del 21/12/2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 e dal DUP 2021-2023. E al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2023. Punto numero 4. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Decreto ingiuntivo numero 823/2019, Tribunale di Avellino RG numero 2564/2019 e relativo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Avellino RG numero 3510/2019. Accordo transattivo importo euro 9.000. Punto numero 5. Stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31/12/2019 e approvazione del piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. Punto numero 6. Aggiornamento del piano comunale di protezione civile. Punto numero 7. Regolamento del corpo di polizia municipale. Quindi passiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduti precedenti. Astenuti? Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Continuiamo. Quindi nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Prima di procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, volevo porgere un sentito ringraziamento al Presidente uscente, l'Avvocato Raffaele Citro, al quale ringrazio per l'impegno e per la passione istituzionale avuta in questi anni. Quindi procediamo per la nomina. Nominiamo quindi prima gli scrutatori. Allora, i più giovani, sì, i tre più giovani. Sì, allora Deborah Giaquinto e Gaeta Giovanni. Dovrebbero essere 10, giusto? 3. Sì, 10 devono essere, ci manca solo Gerardo. Sì, ok. Questo me lo dico io. Perché sono attaccati i voci. Vedi? No. Manca. Sono Carmen e Gerardino. Non gliela no, non gliela.
Il bigliettino, sì. Eccolo. Grazie Giovanni. Procediamo quindi. Sì. Sì, sono 16. Allora, procediamo alla lettura. Del regno Luigi, scheda bianca, Luigi del Regno, scheda bianca, del Regno Luigi, scheda bianca, scheda bianca. Allora, 10 voti per il consigliere Luigi del Regno e 6 schede bianche. Quindi nomino quindi presidente del Consiglio Comunale il consigliere Luigi del Regno. Al quale porgo un sentito augurio per l'importante ruolo che andrà a ricoprire nel dirigere, ovvero i lavori del Consiglio Comunale. Quindi passiamo alla votazione del punto numero 2 all'ordine del giorno, nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Voti favorevoli per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, voti contrari, all'unanimità. Perfetto. Grazie, buon pomeriggio a tutti, al sindaco, ai consiglieri presenti, ai cittadini presenti in sala e al popolo che ci segue da casa tramite i social. Ma il mio pensiero va in questo momento al popolo ucraino, la mia solidarietà e penso di interpretare il pensiero dell'intero Consiglio Comunale. Poi a coloro che ancora soffrono per il Covid e invito tutti a tenere la testa alta. E in ultimo gli auguri di pronta guarigione al consigliere Bianchino e all'assessore Guariniello. Con questo sarò un po' meno telegrafico delle volte scorse, essendo in un nuovo ruolo. Voglio ringraziare i colleghi consiglieri che mi hanno dato fiducia eleggendomi alla carica di presidente del Consiglio Comunale di Montoro, come pure in questo momento in cui si realizza l'alternanza
con il collega Cidro Raffaele, voglio esprimergli il mio ringraziamento per il lavoro da lui svolto sin qui. Il mio impegno politico oggi ha assunto un contenuto nuovo e differente. Dichiaro a tutti la mia soddisfazione per l'avvenuta elezione, ma nel contempo ho consapevolezza della responsabilità dell'incarico che mi è stato affidato. Un incarico che svolgerò senza alcun pregiudizio tra le forze politiche e consiliari, affinché sia garantito tra tutti i gruppi presenti il massimo confronto democratico, e ciò a tutela della libera espressione di tutte le posizioni e di tutte le opinioni che saranno espresse. Il Presidente del Consiglio è figura chiamata alla ricerca costante dell'equilibrio, tenente sempre distinta la passione politica dal senso delle istituzioni. Ed in questo senso intendo svolgere il mio incarico, poiché l'aula consiliare è il luogo in cui, attraverso il dialogo ed il confronto, devono nascere e devono attuarsi le proposte di soluzione ai problemi dei cittadini, e si deve promuovere lo sviluppo di Montoro, sempre in un clima di collaborazione da parte di tutti. Vi assicuro fin d'ora il mio impegno a garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il Consiglio, favorendo in ogni modo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni, nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Perché deve essere chiaro a tutti che il rispetto delle norme è l'unica vera maniera di assicurare la democrazia. La democrazia infatti si nutre di regole e, non si e se non si rispettano le regole, anche quando questo sembra imporre limitazioni, non si realizza la democrazia, ma piuttosto si realizza l'anarchia. Per questo la mia presidenza sarà aperta e disponibile verso tutti i consiglieri e verso ciascuno di essi. Chiedo solo ad ogni consigliere che voglia assumere iniziativa o prendere la parola di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato, affinché i lavori del Consiglio Comunale siano sempre pacati e soprattutto costruttivi, secondo il senso di civiltà e di rispetto istituzionale che il nostro ruolo ci impone. Ritengo che il prestigio e la dignità di questa assemblea sono interamente affidati alle nostre sensibilità e ai nostri comportamenti, e dunque la qualità del nostro determinerà la qualità di questo, di questa assemblea e la capacità di dettare gli indirizzi per il bene della nostra città, secondo le competenze che il testo unico degli enti locali affida all'organo consiliare. Voglio continuare con un po' tutto il lavoro fatto. Dici, ma oggi ci presenti il conto della lavandaia? No, nessun conto, è solo di dare atto che io non sono social come qualcun altro, vivo nella propria riservatezza, ma è l'impegno quotidiano come tutti quanti noi in questo consenso civico, l'impegno di un consigliere della strada. Il sindaco mi ha dato la fiducia dopo le elezioni del 2019 e abbiamo trovato i lavori già avviati per quanto riguarda la strada Borgo Banzana Contrada, lavori avviati dalla precedente amministrazione, lavori ai PIP, lavori alla rete fognaria, lavori alla scuola di Piazza di Pandola e Torchiati, lavori al centro sociale, al museo contadino. Ma durante tutto questo cammino sono stati avviati, qualcosa deve essere ancora avviato, tipo per le aree degradate, che mi auguro problemi, pastoie burocratiche, ancora non si continua di avviare celermente i lavori. Però posso dire, essendo stato un arbitro di calcio, quale osservatore abitale adesso, che la partita l'abbiamo vinta in questo primo, diciamo, mezzo mandato. Qualche gol c'è, cioè, non abbiamo realizzato qualche gol, e mi riferisco al completamento dell'impianto sportivo a Liberti, alla frazione Torchiati. Purtroppo non è da... Però per le altre cose
sono andate tutte a buon fine per quanto riguarda, ripeto, la delega di fiducia data dal sindaco Giaquinto, e vi sento il conto, però è un conto molto molto salato, ma non a carico dei cittadini montoresi che hanno avuto dei benefici, e ve li racconto adesso. L'adeguamento e messa in sicurezza dei parchi pubblici, 50.000 euro, indagini e verifiche sui solai e controsoffitti, edilizia scolastica MIUR 49.900, realizzazione di impianto fotovoltaico alla frazione Banzano 77.872,98, è un po' lunga la cosa, però realizzazione Bocciano alla frazione San Bratoè, lavori di completamento, speriamo che l'agenzia delle Russie elargisca presso il contributo di 60.000 euro per il completamento. La rigenerazione urbana alla frazione Preturo, donata dalla Nobildonna Flodiola per 3.651.000 euro. L'intervento di bonifica amianto alle frazioni San Felice e Aterrana, un finanziamento regionale di 21.300. La messa in sicurezza di alcune strade per le leggi finanziarie 2020 e 2021 per circa 270.000 euro. Contributi sulla progettazione definitiva per quanto riguarda Vallone Incoronata, Vallone San Benedetto e Monte Salto per circa 200.000 euro. Intervento di messa in sicurezza per il rischio idrogeologico al Monte Salto circa 1 milione di euro, Vallone Incoronate per circa 1 milione di euro e per quanto riguarda Vallone San Benedetto circa 500.000 euro. Opere di manutenzione straordinaria, Fiumicello Vietri, Fiumicello Borgo, chiedo scusa, e Torrente Solofrano, un contributo della Regione Campania per somma urgente di 125.000 euro. Il finanziamento della scuola alla frazione San Pietro, scuola primaria, il primo stralcio di 1.225.000 euro. Inoltre, la ristrutturazione del centro per anziani alla frazione Torchiati di 1 milione di euro. Ristrutturazione ERPA alla frazione Piana 1.100.000 euro. Per quanto riguarda il comune, o meglio, la sede comunale di Montoro Nord, 1.300.000 euro. Per quanto riguarda il miglioramento del palazzetto dello sport, 500.000 euro. Per quanto riguarda il miglioramento e decoro di alcune frazioni, 1.100.000 euro. Già decreti pronti, progettazioni, gare di appalto e via. La stessa cosa, PNRR, 1 milione circa di euro alla frazione Cupa, edificio di proprietà del comune, realizzazione al campo sportivo comunale Santo Robertini per il 2020 e 2021, circa 50.000 euro per annualità, parliamo di 100.000 euro. L'adeguamento per quanto riguarda gli spazi funzionali e le aule didattiche in conseguenza all'emergenza Covid, 90.000 euro. Questa è la cosa importantissima. Lavori di adeguamento alle aule per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza, realizzazione di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, fondi MIUR, completati di lavori 195.000 euro. Abbiamo presentato ancora, queste sono tutte opere finanziate con tutti, non con bilancio comunale, giusto collega Conse? Tutto a carico dello Stato e della Regione Campania. Abbiamo presentato in questi giorni, ma solo minima parte, no, c'è la compartecipazione, c'era il campo sportivo di Sardegna e Flodiol 200.000 euro. Abbiamo presentato al Ministero degli Interni, nei tempi dovuti, richieste per progettazione Valloni Labso, Caggiano e Formicoso, vale a dire la zona Preturo Borgo, Formicoso Aterrana e Caggiano Banzano. Lavori di Banzano, sì, Caggiano a Banzano. No, dall'altra parte, verso Contrada. Poi abbiamo presentato sempre due progetti, sempre per il PNR, per quanto riguarda
la scuola Almanzi 0-6 anni per un totale di 1.200.000 euro, mentre per quanto riguarda al Galiani sarebbe il vecchio edificio della scuola di Torchiati, presentato per circa un progetto di 3 milioni di euro. Abbiamo presentato ancora come fondi PNR, stiamo in attesa. Per quanto riguarda la mensa al plesso scolastico della frazione Torchiati del Galiani, dice qualcuno ha presentato il disse della spesa, dovevo pure farlo. Poi collaborato con, per quanto riguarda il PAF, avviato dalla precedente amministrazione, siamo a buon punto. A giorni installeremo le casette dell'acqua, stiamo aspettando la gara. Il Wi-Fi Italia è partito in tutte le frazioni. Abbiamo ottimizzato, una cosa che sta molto a cuore, abbiamo con un notevole risparmio per i ragazzi comunali, abbiamo fatto i tagli, ottimizzati, circa 70-80 utenze tra acqua, luce e gas, 70-80 utenze, acqua, luce e gas, tutto a carico del comune di Montoro, che attualmente sono a carico dei singoli, non ultimo il centro per anziani della frazione Torchiati. E un'ultima cosa che voglio dire, i defibrillatori che abbiamo collaborato con l'assessore Lepre, l'assessore Testa, Montoro Sagardo Progetto, abbiamo fatto un investimento di circa 25.000 euro. In tutte le frazioni a breve ci sarà in ogni piazza ci sarà un defibrillatore. Penso che siamo una delle prime città del centro-sud a fare un progetto del genere. Con questo chiudo dicendo lo spirito di servizio con cui mi accingo a svolgere queste mie nuove funzioni sicuramente darà buon frutti, ma sin d'ora sono pronto a trarre insegnamenti e spunti di riflessione da ciò che accadrà in aula e da tutti gli stimoli che ciascun consigliere saprà offrire all'Assemblea attraverso di me. Sono certo che tutti insieme sapremo comunicare alla cittadinanza che la buona amministrazione è possibile. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Volevo solo ringraziare la Presidente di turno, la consigliere Siana, per l'inizio dei lavori, che toccava a lei come norma statutaria. Grazie e buon lavoro a tutti. Presidente, ho chiesto la parola. Mi devo un attimo abituare. Lo farà bene, Presidente, sono convinto. Io ho già ringraziato il Presidente che ci ha accompagnato all'inizio di questa consiliatura nei lavori e nell'attività del Consiglio Comunale, che è il consigliere avvocato Citro, per quanto ha fatto nel cercare sempre di contemperare nel giusto equilibrio le posizioni che si esprimevano in Consiglio Comunale. Quindi sicuramente prendiamo atto e di questi meriti anche un riconoscimento sul piano pubblico. Voglio fare gli auguri a nome del gruppo, a nome personale, sentiti e sinceri al consigliere Luigi Del Regno nella sua nuova qualità di presidente dell'assise comunale, non solo per come si è presentato al Consiglio Comunale nell'esporre delle linee guida di ordine generale rispetto a come intende impostare il lavoro di direzione del Consiglio Comunale, di questo non solo prendiamo atto ma ci fa immensamente piacere, un ruolo che io ho detto in una breve riflessione nell'intervento che ho fatto prima, che è molto più di rappresentanza che di appartenenza. E questa è una espressione, mi sia consentito, molto bella, perché lei, consigliere Del Regno, adesso rappresenterà il Consiglio Comunale, la massima assise comunale, in tutte le circostanze, in tutti i momenti in cui il Consiglio Comunale, nella sua interezza, farà sentire la propria opinione e quindi dovrà necessariamente essere sostenuto dalle opinioni di tutti che vanno a comporre la sintesi della volontà
del Consiglio Comunale. Questo lo abbiamo colto nel suo intervento nella prima parte. Peraltro conosco la sua tenacia, la sua determinazione nell'impegno, e prenda anche la nostra astensione in maniera benevola rispetto alla sua persona e rispetto al ruolo, perché non abbiamo fatto alcun altro riferimento che potesse significare alternativa. Avremmo con piacere anche dato il nostro contributo, ma penso che lo stiamo dando e lo daremo in tutte le occasioni, perché noi siamo parte significativa di questo consesso, di questa parte delle istituzioni che fa onore al nostro comune, e credo che abbiamo tutti il dovere allo stesso modo di sostenere, valorizzare e mantenere alto, insieme al nostro impegno, alla nostra attività, il buon nome di questo Consiglio in un ambito che non è solamente quello comunale. Credo che tante volte ci siamo riusciti, a lei l'onere di rappresentare questa volontà e questo insieme che indubbiamente la decisione, la volontà massima espressione della comunità montorese, sono convinto che lo farà e lo farà anche bene. Ha rappresentato e non si prende assolutamente come fatto così un po' di riflessione in maniera critica ciò che ha esposto, perché ha fatto bene. Ha fatto bene, ha lavorato tanto, quindi è giusto che riportasse anche il senso del suo impegno al Consiglio Comunale. Tra l'altro c'è un motivo ancora maggiore per apprezzarlo, che oltre a essere la riservatezza e la semplicità che riporta nel lavoro che svolge a livello di attività amministrativa, lo ha dimostrato ancora una volta in questo Consiglio Comunale, esprimendo nella prima parte di quello che è stato il suo resoconto tutte le opere che sono state avviate e che sono state riprese per essere portate a compimento. Questo significa che c'è consapevolezza, c'è equilibrio, c'è concezione storicistica della volontà di chi è chiamato a responsabilità pubblica. Non si smarrisca mai questo orientamento, il senso della storia, perché allorché si dimentica oppure si ignora questa origine, io credo che la prospettiva diventa corta. Lei ha dimostrato di saperla onorare, di saperla rispettare, e le assicuro che quello che lei ha chiesto al Consiglio Comunale troverà in noi il massimo sostegno, la massima disponibilità, il massimo impegno e, mi sia consentito, anche la massima collaborazione. Grazie al consigliere Bianchino. Consigliere. Sì, giusto, no, giusto un minuto, non c'era. No, non mi dilungherò. Non mi dilungherò molto. Buonasera a tutti, ai colleghi consiglieri, al segretario, al sindaco e a tutta la popolazione che ci segue attraverso i canali social. Giusto un brevissimo passaggio, semplicemente per fare i miei migliori auguri al nuovo presidente del Consiglio Comunale Luigi Del Regno, un ringraziamento anche al presidente uscente Raffaele Citro. L'impegno è la caratteristica principale del Presidente del Regno, come ha detto poco fa anche il capogruppo Bianchino, è sicuramente la semplicità, che è una dote che fa parte del suo carattere e che automaticamente diciamo, transita anche poi nella sua azione amministrativa. Ricordo davvero l'impegno che fin dal principio ha speso in questa consiliatura nell'ambito del settore dei lavori pubblici, nella prosecuzione di quelle opere che erano state già finanziate dalla precedente amministrazione, ma anche l'impegno grandissimo che ha svolto per l'ottenimento di nuovi finanziamenti. Tra tutti, lo cito perché so che a lui fa davvero piacere il finanziamento per la riqualificazione del Palazzo Flodiola alla frazione di Preturo, ma anche la riqualificazione dei Valli
talloni per la riduzione del rischio idrogeologico, ma anche l'impegno per l'attivazione del servizio civile, l'impegno nella comunità montana, come lui stesso ha detto, come un consigliere della strada, nella sua accezione ovviamente positiva del termine, perché stare in strada significa dialogare con i cittadini, ascoltare le loro richieste, ascoltare i loro bisogni e veramente spendersi fino all'ultimo per cercare di farsi portavoce ed essere risolutore di quelle che sono le necessità della nostra comunità. Un impegno che è sempre andato nell'ottica della crescita, dello sviluppo, della riqualificazione, del miglioramento del nostro patrimonio comunale esistente, in un'ottica di apertura anche verso nuove prospettive, senza però dimenticare quella che è la caratterizzazione del nostro territorio. A lui quindi migliori auguri da parte mia del gruppo intero di Agorà per il lavoro di Presidente del Consiglio Comunale, che so che svolgerà con la stessa passione che ha dedicato fino a questo momento. Al tempo stesso un grandissimo ringraziamento a Raffaele Citro, che in questi anni ha diretto sempre con molta precisione e attenzione i lavori del Consiglio, i lavori propedeutici al Consiglio, garantendo sempre nell'ambito dell'assise comunale il giusto bilanciamento tra dibattito e momento critico. Quindi davvero grazie all'avvocato Raffaele Citro per quanto ha fatto fino ad ora per il Consiglio Comunale. Sono certa che lo stesso impegno, la stessa passione per l'azione amministrativa la porrà nelle deleghe attribuite. Ed infine, prima di chiudere, non mi voglio dilungare, vorrei semplicemente accodarmi al primo pensiero che ha espresso il Presidente del Regno, cioè un pensiero alle popolazioni ucraine. In particolare vorrei esprimere il mio sentimento di solidarietà alle popolazioni ucraine che risiedono nel territorio di Montoro, perché sono tante, vivono nella nostra comunità da anni, sono parte integrante della comunità di Montoro. Sicuramente l'Italia è la loro nuova seconda casa, ma è impensabile dimenticare e non in un certo senso sentire con loro quella sofferenza al pensiero e alle immagini che purtroppo tutti noi ogni giorno accendendo il televisore guardiamo. Quindi una grande solidarietà, il mio pensiero alle popolazioni ucraine, alle popolazioni che abitano qui a Montoro, che sicuramente avranno familiari, amici che in questo momento si trovano ad affrontare una situazione davvero inconcepibile per molti aspetti. Ed infine i miei migliori auguri, mi dispiace che oggi non sia qui con noi, davvero di ogni bene all'assessore Raffaele Guariniello e al capogruppo Mario Bianchino. Grazie. Grazie al consigliere del Regno Carmen. Prima Gerardino lo do. Al decano. La parola piano. Buonasera al Consiglio Comunale. Sarò brevissimo in quanto ripetere e non dire le stesse cose. Mi associo a quanto è stato detto dai due capigruppo e rivolgo un grande un saluto di buon lavoro, un grande impegno per come ha portato avanti già le deleghe quanto ha fatto in questo periodo. Sono d'accordissimo per quanto diceva il consigliere Bianchino di rappresentanza e non di appartenenza. È ovvio che il presidente del consiglio deve essere, come dire, terzietà, ecco, di equidistante e saper, come dire, e questo lo rivolgo anche a quanto ha fatto l'avvocato Citro, che sempre con equilibrio, con equidistante e con rispetto, rispettando le istituzioni, ha portato e ha governato il Consiglio Comunale. Per quanto poi riguarda il lavoro e l'impegno che c'è stato, è ovvio e va dato sempre anche atto alla precedente amministrazione per quanto abbiamo trovato come impostazione, e quindi abbiamo ripreso e sono stati portati con l'impegno del consigliere delegato, oggi presidente Luigi Del Regno, parecchi milioni di euro, consigliere Bianchino Mario. Quindi ricordare quando il passato serve a fare meglio per il futuro.
poi, visto che dobbiamo fare le commissioni, ecco, senza che poi lo dico dopo, una raccomandazione che le dobbiamo convocare con, come dire, con più frequenza, in modo da poter, perché se no a volte capita, è quasi che se ne, ma lo dico così, non vuole essere, perché non voglio, non sono, quasi può capitare pure che a volte posso sembrare polemico, ma non è così. Noi l'altro già abbiamo fatto la commissione, mi sono trovato, non perché partecipavo, attività diciamo urbanistica. È ovvio che è assorbente il discorso per delle attività produttive, se noi dobbiamo discutere della concessione in deroga, se non ho capito male. Quindi a volte perdiamo tempo inutile, secondo me. È ovvio che dobbiamo rispettare le istituzioni, ma rispettarci tra di noi. Se sono state convocate, a volte io non sono potuto venire, non è colpa mia, perché l'ho detto l'altro giorno, magari capiterà anche, l'ho detto così, non c'è il sindaco, in ogni caso ci sarà una bella chiacchierata riguardo proprio il consiglio scorso, disse Girò, aspettiamoci anche questo. Ma non lo dico per polemica, a volte diciamo impegniamo tempo, sì, glielo puoi chiedere. A volte a questo serve magari, come dicevi tu, la saggezza, che poi la si fa purtroppo, no purtroppo, anche così. Quindi nell'augurare al presidente la conduzione, quindi come dire, in modo equilibrato, e sicuramente lo farà, il consiglio, è un augurio che per il lavoro svolto e l'impegno svolto dall'avvocato e amico Raffaele Citro. Grazie al consigliere Gerardino Di Piano, cedo la parola al consigliere Citro Raffaele. Grazie Presidente, buonasera a tutti, volevo solo comunicare che per motivi familiari devo lasciare il consiglio personale. Bene, vi auguro un buon... Grazie. Prego consigliere Citro. Buonasera a tutti, sarò telegrafico. Voglio innanzitutto fare i migliori auguri a Luigi Del Regno, Presidente del Consiglio Comunale, perché sono assolutamente sicuro, conoscendolo, che saprà con grande equilibrio portare avanti i lavori del Consiglio Comunale, soprattutto garantendo a tutti i consiglieri, in particolar modo ai consiglieri di minoranza consiliare, quelle che sono le prerogative che spettano e che sono riconosciute dalla legge. Voglio ancora una volta ringraziare il sindaco e tutti i consiglieri, tutta l'assise, per avermi dato questa importante possibilità. L'onore di poter presiedere per 2 anni e mezzo questa assise è stato un'esperienza molto molto bella, tra le altre cose in un periodo purtroppo poco bello, per non solo per il nostro territorio ma per tutta l'umanità. E quindi abbiamo provato, a volte con grande fatica, anche delle nuove modalità di consiglio comunale. Quindi questa esperienza la ricorderò doppiamente, uno da un punto di vista personale e in secondo luogo anche per quello che è stato ovviamente il periodo storico. E poi voglio chiudere dicendo una cosa, al di là delle polemiche e delle discussioni politiche che sono il sale, insomma, della democrazia, mi piace sempre scindere i due piani, cioè il piano della politica e il piano personale. Spero che in questi 2 anni e mezzo io sia riuscito a dimostrare quello che tendenzialmente cerco di fare sempre, ossia avere dei rapporti politicamente ma soprattutto umani e personali corretti nei confronti di tutti. Quindi questo è il messaggio che io voglio lasciare, dell'augurio mio che ci sia riuscito, insomma, in questa missione, diciamo, dai. Auguri ancora Presidente, grazie ancora. Grazie al consigliere. Niente altro, dopo il dibattito che avete fatto, insomma, giusto per sintetizzare, ribadendo, ma non ce n'è bisogno, insomma, dell'apprezzamento degli interventi e soprattutto
delle congratulazioni sia per gli entranti che per gli uscenti. Quindi veramente un in bocca al lupo a Luigi Del Regno con questa nuova veste di Presidente del Consiglio, quindi di garante dei lavori dell'intero Assise Comunale, come lui stesso ha anticipato nel suo saluto. Chiaramente ringraziamento anche per l'attività che insieme ai colleghi ha svolto come delegato ai lavori pubblici, una delega importante, complicata, soprattutto in un periodo sempre un po' complicato, quindi veramente come espressione apicale dell'amministrazione, insomma, i complimenti per il lavoro, per l'abnegazione e soprattutto per la sobrietà con cui ha condotto i lavori della sua delega. E chiaramente adesso diciamo è inevitabile, ma mi sembra veramente scontato, estendere anche i complimenti a Raffaele Citro per il lavoro fin qui svolto, e soprattutto un in bocca al lupo per quello che lo aspetta come ulteriore step della propria esperienza amministrativa, che possa essere chiaramente sempre più arricchente sia per lui personalmente, ma per tutta quanta l'amministrazione e di conseguenza per l'intera comunità che abbiamo l'onore di rappresentare. Veramente, chiaramente, gli auguri di un lavoro è stato esteso da tutto il Consiglio, è quello che piace ribadire, perché si tratta veramente soltanto di una mera sottolineatura, è il compiacimento nei confronti di due persone che hanno evidentemente saputo interpretare fin qui i ruoli a loro assegnati nel miglior modo possibile. Quindi ancora grazie a tutti. Sindaco, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la nomina componenti commissioni consiliari. È pervenuta a questo al tavolo della Presidenza su designazione dei capigruppi consiliari. Come abbiamo detto, come abbiamo fatto. Per quanto riguarda le composizioni delle commissioni consiliari. Allora, la prima commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, Citro Raffaele, Castiello Salvatore, Giaquinto Debora, Bruno Vincenzo, Bianchino Mario. La seconda commissione Ambiente, Sanità e Tutela del Territorio, Cerrato Antonio, Testa Annalisa, De Piano, Gerardino, Siano Stefania, Gaeta Giovanni. La terza commissione, Politiche Sociali, Sport e Cultura, Giliberti Vittoria, Giaquinto Debora, De Piano Gerardino, Siano Stefania, Gaeta Giovanni. La quarta commissione, Tributo e Finanze Personali, Affari Generali e Attività Produttive, Fiorillo Nunzio, Del Regno Carmen, Castiello Salvatore, Ricciardelli Gennaro, Lepre Guglielmo. Queste sono le commissioni così proposte, così come consegnate ai capigruppi consigliari. Chiedo che sia approvata. Votare per l'approvazione della composizione. Chi è favorevole? All'unanimità. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Ma intanto di auguri di buon lavoro alle commissioni consiliari, perché il fatto che adesso ci siano commissioni con 5 componenti, guardate che l'elemento partecipativo, e lo dico veramente con la massima serenità e disponibilità a ogni approfondimento, costituisce uno degli elementi portanti dell'attività amministrativa. Un elemento importantissimo, nel senso che quando si parla di città e si parla anche di una dimensione notevole della municipalità nelle sue rappresentanze, oggi noi lo andiamo a registrare attraverso le commissioni. Quindi commissioni con 5 componenti significa che ogni commissione
a un pezzo importante e significativo del Consiglio Comunale. Ora, scusami Nunzio, quando io parlo delle commissioni, del lavoro, dei tempi, assolutamente non intendo muovere censura a qualcuno, perché posso anche capire che c'è lo spirito sempre a un approfondimento ulteriore degli argomenti che sono in trattazione, ma lo scopo è quello di addivenire, e credo che ce lo possiamo prefiggere questo scopo, di avere gli argomenti maturi, quindi esaminati dalle commissioni, senza che ci sia l'ansia di andare subito alla prossima seduta del Consiglio Comunale. E quando il Presidente è chiamato a convocare il Consiglio Comunale, anche per lui e per i rapporti che poi dovrà avere, come pure è avvenuto con il Presidente uscente, con i capigruppo, anche informarli, abbiamo tenuto, vero consigliere Cipri, una maniera, credo effettivamente, che fa onore a tutti quanti, noi abbiamo già gli argomenti definiti e quindi andiamo poi alla convocazione del Consiglio Comunale. Se questo invece, purtroppo per una serie di ragioni, non diventa possibile, allora ci troviamo in ultimo momento, il giorno prima, con qualche difficoltà, perché è inutile che lo diciamo, perché creeremmo, come dire, anche una forma di risentimento per dire perché noi 24 ore prima dobbiamo approvare un argomento importante in commissione. Certe volte lo si approva e poi magari ripensandoci sopra, ma ci poteva essere un ulteriore approfondimento. Se noi arrivassimo a questo, adesso che abbiamo le commissioni così composte, con 5 componenti e con pezzi significativi del Consiglio Comunale, faremo un ulteriore importante lavoro. Quindi auguro alle commissioni, ai consiglieri che saranno eletti, alla Presidente delle commissioni, sicuramente un buon lavoro. Grazie al consigliere Bianchino. C'è qualcun altro che vuole intervenire sull'argomento? Allora... Sì, prego. Era giusto per precisare la composizione delle commissioni, siccome deve essere garantito i 2/5, giusto sindaco? Non ricordo, ma della rappresentanza di genere, avendo un unico membro di sesso femminile nella minoranza, ovviamente si è proceduto a questa composizione, però insomma mi sembra che le nomine siano arrivate dal capogruppo stesso, quindi non ci sono problemi, era giusto solo per precisarlo. No, è giusto per precisare, bene ha fatto il consigliere del Regno, nel senso che chiaramente noi abbiamo un limite, una indicazione statutaria che è quella della rappresentanza di 2/5, chiaramente però non possiamo impiccarci, oserei dire, all'interpretazione letterale. La presenza femminile in ogni commissione è assicurata, quindi voler poi stare lì con il bilancino mi sembra superfluo, insomma, e poi anche mortificante rispetto alla effettiva esigenza dei gruppi di essere rappresentati, altrimenti si avrebbe l'effetto contrario di dover garantire più il genere che la composizione delle commissioni. Quindi nel rispetto del principio di rappresentanza costante in ogni, è anche giusto che questa precisazione è stata fatta, e quindi grazie al consigliere del Regno. Grazie sindaco. Qualcuno? Gerardì. Allora. Gerardì De Piano vuole intervenire? Ok. Io chiederei, se possibile, a questo punto un'inversione. Dobbiamo votare. Allora, votiamo su questa delibera l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Unanimità. Vabbè, passiamo al prossimo punto, all'ordine del giorno. Chiederei un'inversione dell'ordine del giorno, pure perché è un argomento che è stato ampiamente trattato nella commissione consiliare, alla quale mi sono anche trattenuto a discutere. Precisamente un'inversione dell'ordine del giorno chiederei di mettere ai voti, votando, ponendo in luogo del numero 4 il numero 7, quindi in luogo del riconoscimento del debito fuori bilancio previsto al paragrafo 4, il riconoscimento dell'interesse pubblico sulla richiesta di permesso a costruire per la società TN Service. Quindi se la mette all'ordine del giorno
alla votazione. Possiamo sapere solo il motivo, sindaco, di questa inversione? Invertiamo perché dopo vorremmo fare tutto questo riconoscimento di debiti fuori bilancio e quindi, essendo maturo questo argomento, avendo una certa necessità di essere licenziato, poniamo questo. E poi ci sta la questione del convegno a Santa Maria degli Angeli. Allora, mettiamo a votazione la proposta del sindaco di inversione dell'ordine del giorno del punto 3, o meglio, del punto 4 con il punto 7. Chi è favorevole all'inversione? La maggioranza. Chi è contrario? Chi si astiene? Ciao. Ok. Tutto favore. Tutto favore. No, vabbè. Da abituano poco. Sì. Fatto. Non è abituata. Allora passiamo all'argomento che abbiamo, all'argomento proposto per l'inversione, il riconoscimento dell'interesse pubblico sulla richiesta di permesso a costruire in terra allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 14 del PDR 380/2001 presentato dalla società PM Sefi. Questo non hanno fatto la commissione. Quindi... Do l'intenzione responsabile del rilascio del permesso di costruire. Relazione il sindaco. Sì, sì. Relazione. Allora, molto velocemente, perché come anticipavo i lavori del Consiglio, proprio in commissione, forse in un tempo ristretto, è stata, e anche volendo tenere presente della eccezione evidenziata dal consigliere Ricciardelli rispetto alla collocazione a quale della commissione, insomma, all'interno della commissione urbanistica si è affrontato già l'argomento. Si tratta sostanzialmente di un riconoscimento dell'interesse pubblico sulla una richiesta di permesso a costruire in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001. Presentato appunto dalla società TN Service, a cui poi è collegata chiaramente l'approvazione dello schema di convenzione e autorizzazione al responsabile urbanistica per il rilascio del permesso a costruire in deroga. Si tratta sostanzialmente di una possibilità di elevazione del già esistente manufatto di ETN Service all'interno, finalizzato ad uno stoccaggio e quindi senza incidenza volumetrica. Ho tentato di semplificare e sintetizzare al massimo l'argomento rispetto a un riconoscimento di interesse pubblico dell'intervento per la realizzazione a cui il comune, poi vedremo gli elementi della convenzione, avrà la realizzazione da parte del concessionario della TN Service di una sistemazione di una strada pubblica per un valore di 63.622,80. Detto questo, insomma, lascio poi agli interventi e a un eventuale dibattito le ulteriori argomentazioni. Grazie. Chiedo la parola al consigliere Bruno, ne ha facoltà. Buonasera a tutti, sindaco, consiglieri e assessori. Prima di fare gli auguri al neo presidente del consiglio, volevo ringraziare e rivolgere un ringraziamento al consigliere Cidro, che purtroppo ha abbandonato l'aula, per l'impegno e la dedizione con cui ha svolto questo lavoro, questo ruolo in questi anni. E contestualmente porgo un grande in bocca al lupo al neo presidente del regno, con l'augurio di svolgere un eccellente lavoro con l'intera assisa comunale. Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, questo trova sicuramente il nostro voto favorevole alle richieste esplicate, perché al di là del carattere internazionale dell'azienda, meritano anche delle considerazioni molto più profonde. Credo che tutti noi amministratori, al di là del ruolo che svolgiamo, minoranza o maggioranza, dobbiamo sempre operare nell'interesse dei cittadini e della comunità. Laddove vi sia un'opera, un investimento, un arricchimento per il nostro paese, le risposte non possono che essere positive. Per crescere e per apportare spessore e benessere al nostro territorio, come ai nostri cittadini, abbiamo bisogno anche di questo. E credo che quando si creano le condizioni di sviluppo, queste non restano finalizzate solo all'azienda che le propone, ma diventano concretezza
e sviluppo per il Paese e per l'intera comunità. Va inteso però, nel momento in cui si intraprende la strada della deroga, la stessa dovrà essere valida per tutti i cittadini che ne faranno richiesta in seguito. Grazie. Grazie. Possiamo andare oltre? Consigliere Bianchino, prego. Io in verità intervengo per aggiungere a quanto di sicuramente importante e interessante ha detto il consigliere Bruno, riportando il senso compiuto del nostro pensiero in ordine agli insediamenti produttivi di particolare levatura anche specialistica, aziendale e di livello ultranazionale, come nel caso specifico. E ci deve essere, come giusto che sia, non solo la massima attenzione, ma anche la dovuta disponibilità a comprendere i motivi che poi sorreggono gli investimenti, che sorreggono anche una volontà imprenditoriale tesa alla crescita, all'espansione e di riflesso anche all'aumento dei livelli occupazionali che poi creano nella comunità sicuramente benessere. Quindi è chiaro che noi siamo favorevoli rispetto a queste cose. Ma questi sono argomenti anche che da parte del Consiglio Comunale richiedono una particolare riflessione, nel senso che devono spingere verso l'attenzione pubblica della comunità su questi temi in una maniera responsabile. Perché è stato fatto un cenno dal consigliere Bruno, che condivido molto, che è quello della consapevolezza, che molte volte viene utilizzata all'esterno di questa sede, chiariamoci, così ci intendiamo, anche da parte componenti che aspirano a fare opinione sul terreno della politica, che non risultano facilmente riconducibili alla logica della responsabilità e di una valutazione obiettiva di quello che è il problema dello sviluppo, che va sempre verificato, va sempre analizzato, va sempre compreso in un dinamismo che non deve sfuggire, non deve essere considerato come un fatto statico. E deve essere visto al di là di quelli che possono essere i riferimenti più personali, atteso che la comunità deve guardare le sue prospettive di sviluppo immaginando che possa sempre andare avanti in una logica di equilibrio, ecocompatibile, in una logica di equilibrio che costituisca per tutti motivo di soddisfazione e anche di orgoglio. Io credo che noi abbiamo fatto tanto nel tempo rispetto agli insediamenti produttivi, abbiamo insediamenti produttivi a Montoro di massimo rispetto e credo che questo andrebbe più esaltato, molte volte, come dire, non è nella maniera giusta. Noi non amiamo l'enfasi e non amiamo l'aspetto propaganda o vetrina, abbiamo detto, però è giusto che venga dato il risalto che meritano determinate azioni. Le attività produttive che ci sono nei nostri piani di sviluppo produttivi sono interessanti, guardate, e costituiscono, molte volte sfugge questo aspetto, un riferimento significativo anche in termini di occupazione, di livelli di occupazione. E ci sono aziende di particolare interesse. Poi ci sono realtà che si sono anche insediate con l'attenzione delle amministrazioni pro tempore perché potessero trovare soluzione più adeguata anche ai loro piani di sviluppo. Noi abbiamo realizzato nel tempo, trovando condivisione e concertazione anche ai livelli regionali, proprio per queste attività che hanno costituito per un certo periodo di tempo l'elemento principale attinente allo sviluppo, che è quello degli autotrasportatori, che è quello della logistica. E questa azienda, la TN Trasporti, credo che oggi sia un riferimento in termini anche di orgoglio per la comunità, perché di livello internazionale e anticipa anche quelli che sono determinati processi nell'attività che la logistica svolge sul piano dei trasporti. E questo è un fatto che sicuramente fa piacere a tutti. Con questa azione noi come Consiglio Comunale dobbiamo solamente riconoscere l'interesse pubblico all'attività. Poi sarà l'attività ordinaria che è preposta alla gestione, quindi all'ufficio, a comporre il resto attraverso anche il rilascio, perché noi non siamo di fronte a una concessione in deroga, noi siamo di fronte a una forma di deroga dell'intervento che è prevista nei casi di interesse pubblico oppure di pubblica utilità. L'interesse pubblico risiede in determinate cose in cui c'è la fruibilità da parte della collettività, non da parte del singolo privato,
e ci sovvengono anche autorevoli pronunce da parte dei massimi organi che fanno giurisprudenza in materia. Quindi credo che nella fattispecie ci siamo, anche perché vengono realizzati interventi sulla viabilità, e la viabilità è di fruizione generale. Voglio però aggiungere qualcosa, perché in questa parte, che poi è l'intervento pubblico, la comunità diciamo, è fortemente interessata, e siccome una parte considerevole e notevole viene anche fatta dal privato, che in questo caso chiede questo riconoscimento, io credo che dobbiamo prestare la giusta attenzione anche come comune, per vedere come è possibile di completare questi interventi nella maniera più adeguata, attraverso la giusta segnaletica, attraverso la messa in sicurezza e anche attraverso il completamento dei tratti che vengono già curati da parte dell'interessato. Anche eventualmente, come se si può, ci sono le condizioni, la partecipazione del comune, perché andremo così a definire un aspetto che ha avuto una cura nel tempo rispetto agli interventi primordinari. Io ricordo, mi sia consentito dirlo, tra le grandi cosiddette opere, io mi auguro che si discuta sempre di più, caro Presidente, anche in questo Consiglio Comunale ci sono gli argomenti, c'è materia, tu lo sai, di opere strategiche di grossa portata. Il nostro territorio si può candidare. Questo è un momento storico per gli enti locali, è un momento storico per i comuni, è un momento storico per questa comunità, per cercare di oggi immaginare e definire progettazioni strategiche di ampio respiro. Rispetto alla logistica, oltre alle conferenze dei servizi, perché diversamente sembrerebbe solamente una risposta a una domanda privatistica, ci sono stati due grossi interventi di grande respiro, interventi che parliamo di 5 miliardi complessivi e che attengono al sistema di viabilità. Io ricordo, e credo che alcuni in questo Consiglio Comunale ricorderanno, quando i camion si portavano via i balconi, soprattutto a Piazza di Pandolo, in maniera particolare. E quindi abbiamo avuto finanziato un grande progetto strategico, e Luigi Del Regno era già allora impegnato anche su queste cose con l'amministrazione pro tempore. Credo che tutto questo, realizzare un sistema di viabilità e portare in ordine alla sicurezza il trasporto di quella portata, quale oggi, richiede in prospettiva anche una visione sulla manutenzione. Io non voglio adesso anticipare ipotesi o possibili anche proposte rispetto a questa materia, però dico che quando anche si raggiunge un livello di industrializzazione o un livello anche alto dal punto di vista della professionalità, dal punto di vista della competenza, dal punto di vista delle attività delle aziende sul territorio, comincia a nascere una fase nuova e diversa, che molte volte, sindaco, mi sia consentito, ove manchi a livello comunale la visione di ciò che si sta muovendo nella realtà, si va in difficoltà. Si va in difficoltà in quella che molte volte è la crescita che definiamo, oltre che economica, sociale e civile di una comunità. Perché tutto in modo integrato costituisce questa crescita. E mi riferisco al processo di socializzazione dello sviluppo, cosa che bisogna cominciare a fare, perché nella nostra realtà abbiamo attività, adesso non le voglio citare, oltre quella che è interessata a questo specifico progetto, che costituiscono a livello nazionale e ultranazionale motivo di attenzione. E anche questo costituisce per noi, comunità di Montoro, un motivo che ci deve impegnare a vederla vicina. Le attività industriali devono sentirsi parte integrante della comunità, devono cominciare a cercare orizzonti nuovi e diversi per favorire le forme che sono crescita reale della comunità, e noi abbiamo il dovere di considerarle nella logica che sia rispondente alle loro esigenze. Non possiamo essere visti coloro che sono distanti rispetto alle esigenze imprenditoriali, perché non sono, diciamo, tipiche. D'altronde, facevo riferimento a una pronuncia che c'è stata anche sulla considerazione dell'interesse pubblico, e precisamente è stato specificato che non dobbiamo riferirlo solamente all'aspetto pubblicistico, ma anche all'aspetto che può essere di iniziativa privata, che va incontro alla fruibilità da parte di ciò che si va a realizzare da parte di una comunità, da parte della cittadinanza. Credo che in questo caso ci corrono queste condizioni. Quindi, nella scia di ciò che è stato intrapreso negli anni, per quello che è stato fatto anche
andando incontro ad esigenze di un settore che è alquanto diffuso sul territorio comunale, oggi noi facciamo una cosa utile e importante per la comunità, per chi ha fatto la richiesta, ma per la comunità, perché questo è sempre interesse pubblico, per pronunciarci nel senso del riconoscimento. Siamo d'accordo, siamo favorevoli e auspichiamo che gli interventi sulla viabilità possano avere il senso della compiutezza e con le giuste riflessioni o integrazioni che non mancheranno anche alle valutazioni dell'ufficio possono rispondere a una soluzione più organica della viabilità legata alla logistica, evitando di porre in essere interventi che siano parziali e che possono creare possibili ulteriori pregiudizi, perché quelli della sicurezza e quello della segnaletica sul circuito relativo al sistema di viabilità sono situazioni che con il transito intenso che c'è sicuramente sono importanti e richiedono di essere fatte nella loro completezza. Grazie al consigliere Bianchino. Chi chiede la parola? Tu. No, chiudo io per, la parola al sindaco. Per ringraziare insomma per gli interventi e per la unanimità del voto, che però non è un fatto meramente numerico, ma penso che esprima soprattutto la condivisione di un'azione amministrativa che tende a favorire le attività imprenditoriali in un momento in cui obiettivamente uno dei grandi temi di carattere nazionale poi è proprio la capacità degli enti locali di poter dare delle risposte in termini accettabili a delle oggettive velocità che il mondo esterno e soprattutto il mondo imprenditoriale, in una ottica di individuazione di percorsi di sviluppo che poi inevitabilmente hanno una ricaduta anche sociale sui territori a cui loro si appoggiano, hanno bisogno invece di trovare una capacità, una reazione di risposte che fino adesso come vedete, sono strumenti in deroga. Quindi già questa parola secondo me dovrebbe porci a capire che dovremo, ma non noi chiaramente che siamo dei meri applicatori, bisognerebbe obiettivamente avere una legislazione che tenda molto a semplificare, a tal senso molto si spera, e vedremo un attimino di approfondire anche in commissione questi argomenti che da poco tempo stiamo affrontando, che riguardano le ZES, che è un elemento molto importante proprio in termini non soltanto di vantaggio economico, che talvolta non ha prodotto neanche gli effetti sperati, come in altre esperienze storiche delle dinamiche politiche amministrative della nostra regione, ma della nostra nazione in generale. Però le ZES, tra gli elementi, ed è questa l'operazione che stiamo cercando di portare a termine, nel 2018 noi inopinatamente possiamo dire il comparto Montoro-Solofra, il distretto industriale Montoro-Solofra viene lasciato fuori dalle ZES, dopodiché è chiaro che oggi con questa nuova evoluzione dovuta e legata anche al PNRR si sta lavorando affinché si possano estendere anche a questi territori degli effetti positivi che, ripeto, non sono solamente in termini di defiscalizzazione dell'investimento, in termini strettamente economici, ma soprattutto in materia di alleggerimento della fase burocratica che è diventata, e voi operatori lo conoscete, lo sapete meglio di me, è diventata veramente per il mondo imprenditoriale un fardello. Forse il primo elemento decisionale, prima ancora del costo di investimento. Oggi un imprenditore non ti chiede più quanto costa, ma soprattutto ti chiede in che tempo mi riesci a dare una risposta, e là si apre tutta l'inefficienza di una macchina amministrativa burocratica che ormai risponde ormai più a se stessa che all'esterno. E quindi questo è il vero dramma di questi momenti che viviamo, che invece hanno bisogno con tutta evidenza di una capacità della pubblica amministrazione di essere leggera, snella, di non avvilupparsi su se stessa, ma
voi sapete meglio di me che le norme vanno in tutt'altra direzione, ormai, come dico spesso con degli amici, l'abbiamo l'altro giorno in commissione proprio con Bianchino, lo dicevo, ormai non bastano neanche più le sentenze, non bastano le norme procedurali, ma ci sta l'autorità, le FAC dei ministeri e dell'autorità di controllo. Insomma, passiamo alla esasperazione assoluta di un controllo che è diventato talmente pesante da bloccare tutto. In modo, miglior modo di controllare e fermare assolutamente tutto. Però questa è una visione che mi fa piacere anche dall'intervento che faceva il consigliere Bruno, diciamo chiaramente noi apriamo un varco, significa non lasciare alla singola istanza questo tipo di interpretazione, ma chiaramente ben volentieri estendiamo questo tipo di concettualità a chi si propone per investire, per realizzare quella socializzazione dell'investimento. Io approfitto del momento, forse l'avrei dovuto fare all'inizio, ma la nuova presidenza, tra l'uscita, tra la dottoressa Siano che ha presieduto praticamente questi passaggi, ho dimenticato un fattore importante, anche la discussione che abbiamo avuto in apertura, di ringraziare, ne approfitto in questo momento proprio per la questione di quanto le imprese devono essere compenetrate al territorio, di ringraziare anche la TN Service che domenica scorsa ha messo a disposizione l'intero piazzale, l'intera sua organizzazione per poter ospitare tutta l'attrezzatura, della protezione civile che ci ha accompagnato in questa operazione di disinnesco di questa bomba particolare. Avete seguito un poco tutti quanti la complessità. Il ringraziamento quindi a TN Service, quindi alla capacità anche di rispondere alle esigenze della propria comunità, e anche chiaramente ai tanti dalla prefettura, sono state innumerevoli e lunghissime, vi assicuro, le operazioni e le riunioni propedeutiche a domenica 3 aprile. Ringraziamento alla questura, alle forze dell'ordine tutte, dalla polizia municipale, soprattutto ai nostri operatori per l'impegno e per il lavoro profuso, al COC, ma soprattutto, insomma, vi ripeto, questura, guardia di finanza, carabinieri, esercito, che insomma ci ha assicurato una operazione che dall'esterno può sembrare semplice, ma vi assicuro, disinnescare o rendere inoffensiva una bomba da 500 libbre, pensate che è 5 volte più forte di quella recuperata ad Avellino. Quindi un lavoro fatto bene, chiusosi in un lasso di tempo inferiore a quello là che era stato preventivato. In via cautelativa si erano immaginato 12 ore per chiudere le operazioni, in effetti già intorno all'orario di pranzo l'ordigno veniva trasportato presso la cava a Salsa Irpina. Ringraziamento però anche alla protezione civile di carattere regionale, ha un dispiego di energie fisiche e di attrezzatura importante. Pensate che soltanto di personale erano impiegate quasi 100 persone per chiudere i varchi, per assicurare la massima diciamo attività in sicurezza. Abbiamo dovuto evacuare un raggio di 850 metri circa, avevamo messo a disposizione delle strutture, e ringrazio anche i nostri concittadini per la grande collaborazione, per il grande senso di responsabilità con cui in modo autonomo hanno già dalle 6 di mattina di domenica lasciate le proprie abitazioni coinvolte, diciamo coperte dalla cosiddetta dalla zona rossa. Quindi veramente approfitto dell'argomento all'ordine del giorno per andare anche un po' oltre, per collegarlo a questa socializzazione, per ringraziare tutti coloro che in modo così semplice, così meno, veramente nell'assoluta tranquillità, senza elementi di grande disturbo e preoccupazione, ci hanno consentito di eliminare questo veramente
pericolo che incombeva sulla nostro territorio. Insomma, vi ripeto, una bomba dei 500 libbre, perlomeno da quello che mi diceva il comandante dell'esercito, è veramente una cosa molto molto complicata, per la quale dobbiamo anche ritenerci fortunati che nel tempo, vista la posizione, perché è stata ritrovata sotto i binari, quindi continuamente esposta a sollecitazioni nel tempo, diciamo, siamo riusciti a concludere anche questa operazione. Quindi grazie a voi per gli interventi, e ribadisco il ringraziamento a tutti coloro che ci hanno dato una mano a risolvere questo ulteriore problema che aveva interessato il nostro territorio. Sindaco, solo una domanda prima che votiamo, ma la deroga precisa, l'oggetto della deroga precisa, che cosa si riferisce? La deroga alla possibilità dell'altezza, l'altezza per questioni di carattere tecnico. È scritto qua. Quindi, no, perché la deroga può essere data all'altezza, ai volumi, alle superfici. Allora, quindi viene data una deroga solo per le altezze. E le ricompensano con a livello economico, che non fa, logicamente non fa altezza. Ma Gennaro quello voleva sapere se era altezza, se era disagio, che è giusto, cioè. Possiamo votare, c'è qualche altro intervento? Allora passiamo alla votazione dell'argomento poc'anzi trattato. Chi vota a favore? Tutti? Vabbè, nessun punto, tutti a favore. Dichiariamo pure la presente deliberazione immediatamente eseguibile. C'è pure l'unanimità qua. Grazie. Passiamo all'argomento numero 5. No, dovremmo fare il 4, chiedo scusa. Sì, allora sì. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera E del decreto legislativo 267/2000 competenze professionali all'avvocato Giuseppe De Rubertis, importo 22.254,66. Relaziona il consigliere Nunzio Fiorillo. Grazie Presidente, io innanzitutto mi associo ai ringraziamenti al Presidente uscente Raffaele Cito, augurandogli buon lavoro nella prossima delega, e ovviamente un augurio per questa Presidenza che sono sicuro sarà proficua. Ho avuto già modo di collaborare con Luigi in questi 2 anni e mezzo e sono sicuro che porterà avanti i lavori dell'Assise in maniera egregia. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano anche da casa, cercherò anche di sintetizzare visti i tempi corti. Allora, per quanto riguarda questo riconoscimento debito fuori bilancio, attiene a competenze professionali dell'avvocato De Rubertis per un importo complessivo di 22.254,66. Precisamente le competenze fanno riferimento a, sono 4 diverse, il giudizio tribunale di Avellino RGNU 4. Sì, diciamo uno è collegato, poi nel dettaglio le dico. Allora, uno è il giudizio tribunale di Avellino RG numero 38-99-2006, in relazione al quale, con atto di citazione notificato in data 17-7-2006, la società Livestock SRL conveniva il giudizio innanzi al tribunale di Avellino la società Germans Casellas e Gratacos SSL. Sostanzialmente era per un risarcimento danni patito a seguito di un sinistro occorso in data 7-10-2005 a Montoro Superiore via 50. La società ovviamente convenuta chiamava in caso il comune di Montoro Superiore, era un ribaltamento di un automezzo con degli animali a bordo. Quindi il comune si costituiva in giudizio dando mandato all'avvocato De Rubertis, espletata l'istruttore al tribunale di Avellino con sentenza 124/2017, escludendo la responsabilità del vettore, condannava il comune al pagamento di una somma di 18.259,56, debito che è stato già estinto da parte del comune. Questo è un primo giudizio, poi magari se necessario do ulteriori dettagli.
Secondo giudizio del Tribunale di Avellino RG 5859 del 2006, anche qui è un atto di citazione notificato il 4/12/2006, con il quale il Comune veniva convenito in giudizio davanti al Tribunale di Avellino dalla società ICEP SRL, o meglio il Comune conveniva in giudizio dalla società ICEP SRL, affinché venisse ordinato il trasferimento e la cessione delle aree destinate a spazi pubblici realizzate a seguito di una concessione edilizia dell'82 e successive varianti alla strada Caliano-San Pietro. Anche qui veniva dato ovviamente incarico all'avvocato di costituirsi, il giudizio non è ancora concluso, nel senso che era espletata l'istruttoria, vi è stata una sentenza di 11.09 del 2017, depositata a giugno 2017, con la quale il Tribunale di Avellino dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del TAR Campania con compensazione delle spese di giudizio. Qui il giudizio è ancora in corso e si è in attesa della fissazione dell'udienza di sospensiva, se non ricordo male. In costanza di commissariamento, quindi il commissario prefettizio, con una nota del 17 aprile 2014, chiese un parere legale allo stesso avvocato in merito al giudizio ICEP, quindi al giudizio 5859 del 2006. Ulteriore giudizio per il quale l'avvocato deve essere pagato è il giudizio del Tribunale di Avellino RC 1345-2010. Questo qui faceva riferimento, se non ricordo male, ad un sinistro avvenuto nell'agosto del 2006 alla via Sant'Eustacchio della fazione San Pietro. Per questi quattro, l'avvocato chiedeva inizialmente un pagamento per complessivi euro 55.642,88. Ovviamente con trattative, così come stiamo facendo un po' con tutti gli avvocati, da parte dell'ufficio contenzioso è stata intavolata una trattativa e sono state rideterminati, chiesti e rideterminati, ottenuto quindi la rideterminazione degli importi per una somma complessiva ad euro 22.254,66, quindi diciamo con un abbattimento di circa il 60% rispetto a quello che era stato originariamente demandato. Ovviamente per evitare ulteriori contenziosi, ulteriori spese, chiediamo appunto l'approvazione di questo debito fuori bilancio. Sostanzialmente andiamo a riconoscere la somma complessiva fuori dell'avvocato De Ruberti di 22.254,66. Precisamente 11.120,60 relativamente al giudizio RG 3899-2006, 6.992,12 relativamente al giudizio RG 5859-2006, 1.937,52 lordi per quanto riguarda il parere legale chiesto dal commissario prefettizio e 2.204,42 per quanto riguarda il giudizio Tribunale di Avellino RG 1345-2010. Grazie. Grazie al consigliere relatore Fiorillo. Chi chiede la parola? Consigliere Bianchini, solo per, prego. Consigliere Fiorillo, solo per un chiarimento molto semplice, ma se a conoscenza, diversamente non fa niente. Se nei confronti di questo legale ci sono ancora parcelle da onorare, non ce ne sono più? No, parcelle da onorare che io sappia no, però c'è il giudizio ancora in corso, esattamente su quello là, no, che io sappia non ce ne sono. No. Fa tutto parte di questa azione che poi abbiamo già anticipato in altri argomenti degli scorsi consigli comunali, sui quali avevamo trovato anche per la verità la concordia, il voto concordo. Cioè è una serie di azioni nei confronti di professionisti che nel tempo hanno prestato un'opera professionale per all'epoca ex inferiore, ex superiore, e che hanno maturato una serie di crediti per i quali stiamo conducendo quella linea di condotta già più volte esplicitata, cioè parcelle al minimo tariffario ridotte di una percentuale considerevole che varia solitamente intorno al 30%. Questa è la linea che l'ufficio mi sembra stia pienamente osservando, chiaramente sul nostro indirizzo. Questo ci sta consentendo praticamente di chiudere una serie di richieste di pagamento. Penso che anche forse al prossimo Consiglio Comunale saremo in grado, chiaramente previa istruttoria in commissione, di poter portare anche
altre conclusioni di situazioni transattive, conclusioni di attività transattiva che stiamo ponendo in essere. Penso che tutto sommato, come andamento generale, è un'opera importante che ci consente anche, insomma, di alleggerire dal punto di vista del bilancio e comunque poi cercare di avere un rapporto chiaro con coloro che sono stati comunque nel tempo e a cui va comunque il nostro ringraziamento, i consulenti, i professionisti che l'ente e gli enti hanno usato per le loro difese o per altre loro attività. C'era un secondo aspetto, consigliere Fiorillo, che chiedevo. Siccome è un fatto meritorio, l'ufficio sta lavorando nel riordino di queste competenze legali e fare in modo che vengano definitivamente chiuse, insomma, bravo, chiuse, nel senso che non si discute più, questo intendevo dire chiuse. Perché io quando parlo di genesi dei debiti fuori bilancio non mi riferisco al momento conclusivo di necessità del quale tutti ci rendiamo conto e al quale tutti dobbiamo responsabilmente accedere in un modo o in un altro, però tenendo conto di ciò che ha determinato queste situazioni e rispetto a questo che cosa è possibile fare per rimanere nell'alveo della correttezza amministrativa. Sicuramente emerge un dato anche dalla lettura che ha fatto il consigliere Fiorillo in riferimento a queste quattro sentenze, una ancora da verificare, cioè le rotazioni in ordine al conferimento degli incarichi inducono a non poche perplessità e sicuramente va visto anche nell'ordine di esame delle pratiche da parte dell'ufficio perché sono scelti alcuni legali. Non abbiamo nulla in contrario, però vorremmo comprendere se c'è una ratio nelle priorità di espletamento. Probabilmente sono le priorità di espletamento che fanno portare in consiglio comunale questi elementi. Oggi sono altre valutazioni in base alle richieste e in base anche a onde evitare che ci possa essere. Allora, sostanzialmente, esatto, in linea di massima questa è l'indicazione. Ovviamente poi ci sono delle priorità perché alcuni magari vanno avanti anche con le solamente una certezza, scusami Nunzio, che possa tranquillizzare tutti. Se due cose sono aspetti che possono essere riassunti, credo che anche a livello di ufficio, ricordi bene il bravo segretario generale che fu perfino definito una scheda perché potessero essere verificate alcune cose in una maniera molto puntuale. E quindi ci poniamo alcuni interrogativi anche per tranquillità operativa. Ora, questi incarichi rispetto ai quali finalmente, io dico, arriviamo piano piano alla definizione, e hanno indotto a non poche perplessità perché andavano chiariti alcuni aspetti di cui non siamo completamente anche a conoscenza, ma non per quanto riguarda la cosiddetta pratica amministrativa, per quanto riguarda aspetti riflessi. E io con molta riservatezza non ho fatto cenno e credo che sia anche inutile far cenno a determinate cose, per cui adesso ciò che conta è toglierle. Però è stato verificato, consigliere Fiorillo, se si tratta di incarichi seriali, perché io ho sentito nella sua esposizione che ha riportato più di una volta la stessa natura della sentenza, cioè alla causalità c'era lo stesso riferimento. Non sono seriali. Benissimo. C'è qualcun altro che vuole intervenire sull'argomento che stiamo trattando? Nessuno? Passiamo alla votazione. Per l'approvazione, chi è a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, la minoranza. Non c'è, mi date subito. Non c'è. Pure la presente delibera immediatamente eseguibile.
Chi vota a favore? Chi si astiene? La minoranza contro. Passiamo all'altro punto, all'ordine del giorno, che è il numero 5. Lo stesso, riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera E, del decreto legislativo 267-2000 in favore dell'avvocato Antonio Sorice, competenze professionali e spese giudizio Corte di Appello di Napoli, RG 2489 del 2020, importo 4.868,17. Relazione il consigliere Nunzio Fiorillo. Prego. Grazie ancora Presidente. Questo debito per importo complessivo di 4.868,17 fa riferimento a competenze professionali e spese legali relativamente a un giudizio di Corte di Appello, l'RG 2489 2020. Nasce da un incarico conferito all'avvocato Sorice con delibera del 2004 del Comune di Montoro Inferiore con riferimento a un giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, precisamente l'RG 79-7029 del 2004, ricorso principale, e il 97-60-2004, ricorso incidentale, che è stato definito poi con sentenza numero 18-281 del 2009, con cui la decisione di appello impugnata in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'interesse dell'ente è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, demandando a quest'ultima di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. In data poi 10-6-2019, con atto acquisito sempre 2019, l'avvocato Sorice invitava il Comune alla negoziazione negoziata per la determinazione del pagamento delle sue competenze professionali, chiedendo l'importo di euro 5.075,20. La negoziazione assistita non c'è stato l'accordo tra le parti e quindi l'avvocato ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Napoli nel 2020 RG 2489, costituendosi a mezzo dell'avvocato di fiducia a fine di vedersi accettato il diritto a percepire il pagamento delle sue competenze professionali per un importo di euro 5.512,26 all'ordine di tenuta di legge insieme al rimborso delle spese, oltre alla sanzione per lite temerario ex articolo 96 per un importo pari a 1.750 o la diversa somma che doveva essere stabilita eventualmente in sentenza, e condanna del Comune alle spese di lite prospettate in euro 150 per contributo unificato ed euro 3.000 per onorari oltre al rimborso forfettario. Rispetto a questa situazione, il Comune, nell'ambito sempre di queste trattative, ha avanzato una proposta all'avvocato Sorice consistente nella corresponsione di euro 3.164,80 oltre accessori per una somma complessiva di 4.517,44 relativamente al giudizio 2489-2020 innanzi alla Corte d'Appello e 350,73 complessivi relativamente, perdonatemi, a questo giudizio. Ovviamente a seguito poi dell'intercorsa corrispondenza con gli avvocati, l'avvocato ha accettato sostanzialmente la proposta dell'ufficio, come vi dicevo, in complessivi euro 4.868,17, di cui 3.164,80 per quanto riguarda il giudizio Corte di Cassazione RG 7.029 del 2004, nonché quello 97.60 del 2004, e 350,73 per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Ovviamente, sempre nell'ottica di un risparmio ed evitare ulteriori spese per andare avanti del contenzioso, chiediamo il riconoscimento di questo debito fuori bilancio. Grazie. Grazie al consigliere Fiorillo. Consigliere Bianchini. Molto, molto brevemente, per spiegare il voto favorevole che diamo a questo debito fuori bilancio. Perché chiedo l'attenzione anche del consigliere De Bianchi. Voglio dire, l'incarico è del 2004, perché si è divenuto a queste situazioni alquanto alterne, in verità, che siamo di fronte a un caso in cui le perplessità nascono proprio dal livello giudiziale. In che senso? Che si va alla Corte di Appello, il Comune chiaramente è tenuto alla difesa, e la Corte d'Appello con una decisione molto singolare, che in verità sembrava aver aperto il varco a una nuova interpretazione in materia di liquidazione dell'unità di esproprio, tutti sapevamo e sappiamo ed è così,
che la Corte d'Appello risponde per il valore, per i giudizi di valore. Nel caso specifico, la Corte d'Appello, con una sentenza, ripeto, molto ma molto singolare, immaginò di riportare sul terreno tipicamente amministrativo la materia. Forse non era sbagliato, quindi dal punto di vista accademico apriva spazi di riflessioni nuovi, riportando non solo a livello comunale la decisione, ma poi la verifica successiva in ordine alla giustezza del valore alla famosa commissione provinciale per gli espropri. Sembrava che, diciamo, l'orientamento generale, quello che era un modo consolidato anche della giustizia della Corte di Appello, fosse stato invertito. L'interessato si rivolge alla Cassazione, la Cassazione rimette alla Corte di Appello, dice no, tu sei tu che devi decidere, ti devi pronunciare. Quindi poi la Corte ha preso la decisione e conseguono le spese. Quindi ci troviamo di fronte a quei casi che vedono il Comune in una condizione di rincorsa rispetto a un problema che sicuramente non hanno determinato, non hanno in alcun modo concorso insomma, a fare in modo che ci potesse essere una qualche spesa che da ritenesse aggrave. Anzi, poi alla fine c'è stata anche una riduzione con l'impegno dell'ufficio, la disponibilità del legale. Quindi siamo favorevoli a questa liquidazione. Grazie al consigliere Bianchino. Qualcun altro che... Allora passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole? In merito alla deliberazione poc'anzi approvata, vi chiedo l'immediata eseguibilità. Va bene. Passiamo allora all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000 giudice di pace di Montore RG 106 del 2020 sentenza 159 del 2021 importo 2188,81 relazione del consigliere Fiorillo. Grazie ancora. Prego. Presidente, qui l'importo per il riconoscimento debito fuori bilancio è pari a 2188,81 ed è deriva da una sentenza del giudice di pace di Montoro, la numero 159 del 2001. Sostanzialmente parliamo di un sinistro ed è un atto di citazione notificato a luglio del 2018 con cui l'attore, per il tramite del suo avvocato, conveniva il Comune di Montoro dinanzi al giudice di pace al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e LUN subiti a seguito del sinistro occorso nel 2017 sostanzialmente alla guida di un ciclomotore alla una piazzetta antistante alla frazione Piazza di Pandola. Citava il giudizio e richiedeva la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 3.606,92. All'epoca la Giunta Comunale nel 2018 decise di costituirsi in giudizio, poi diciamo il giudizio successivamente è stato instaurato con il suddetto atto di citazione, ma non veniva iscritto al ruolo dalle gare di controparte. Poi è stato notificato analogo giudizio di citazione nel 2018, anche questo non iscritto al ruolo, e successivamente notificato ancora in rinnovazione a gennaio del 2020. Quindi con Detem e settore affari generali veniva affidato la rappresentanza dell'ente all'avvocato De Bonis. Il giudizio dinanzi al giudice di pace è quindi concluso con la sentenza 159 del 2021, con la quale il Comune è stato condannato al pagamento della somma di euro 1.012,30 in favore della parte attrice, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500. Qui c'è da dire che l'avvocato del Comune, allora sostanzialmente... con nota del 2002, anche qui l'avvocato Vieti, che sarebbe l'avvocato della parte, rinunciava alle spese del giudizio di precetto, in quanto è stato ovviamente notificato successivamente il precetto. La Giunta ovviamente aveva deliberato di non appellarsi alla sentenza, considerato che la somma in sentenza era un terzo di quella richiesta dalla parte. Inoltre l'avvocato dell'ente comunicava che la controparte aveva avuto accesso al gratuito patrocinio, per cui in questa sede l'ente non è tenuto a pagare l'avvocato, ma pagherà al momento in cui verrà definito l'importo preciso
del pagamento a favore. Sostanzialmente l'importo complessivo è 2.188,81, di cui 1.012,30 a favore della parte attrice, 12,05 per interessi maturati fino al 25 ottobre 2021, 723 per spese di giudizio che sono quantificate nell'importo determinato dall'avvocato Vietri nella richiesta, ripeto, non verranno pagate al momento ma successivamente quando verranno definite, euro 191,46 per le spese di precetto, euro 250 per l'imposta di registro, in quanto essendo soccombente il Comune è tenuto a pagare anche questa. Grazie. Grazie al consigliere Fiorillo. Chi chiede la parola? Nessuno? Andiamo per la, no, il sindaco. Sindaco, prego. Diciamo per anticipare una discussione, perché ormai, come sta diventando insomma un problema anche quello, diciamo, della di questi debiti fuori bilancio di piccolo taglio, diciamo così, frutti di sentenze di condanna per cosiddetto insidia e trabocchetto. Per la verità, su questa linea stiamo cercando, è un modo anche insomma di anticipare alcune discussioni che poi sicuramente saranno ripresi nelle commissioni. Noi abbiamo bisogno di che abbiamo ereditato, ci sono una serie di polizze assicurative a copertura di questi sinistri che però non tengono conto di un dato statistico importante, che è quello là della diciamo, sono polizze che hanno delle franchigie che rispetto a questo tipo di sinistro sono troppo alte, cioè l'80-85% di questi sinistri ha un margine sotto i 5.000 e i 6.000 euro. Chiaramente noi però abbiamo delle polizze che vanno oltre, quindi rischiamo di pagare tutti i sinistri che stanno sotto un certo margine. Noi abbiamo avuto già un incontro con il broker assicurativo, mi sembra che il nostro sia Assiteca, se non sbaglio, giusto? Sì, però è un gruppo di Assiteca, comunque, con il quale nell'ottica proprio di da una parte alleggerire le sentenze. Stiamo cercando di rivedere un poco la franchigia, quindi il limite assicurativo, in modo da poter essere coperti in caso di eventualmente di condanna, ma soprattutto di riuscire a non andare a sentenza, non andare a causa. Quindi insieme a questo servizio, quindi immaginando un servizio integrato, da una parte un logjuster, cioè chi gestisce in modo molto veloce la richiesta di risarcimento, e poi eventualmente non ci sia un atto conciliativo e quindi di intersecazione tra la domanda fatta dal cittadino, la legittima domanda di risarcimento danno, e l'offerta che l'ente metterà in campo, poi eventualmente gestire in fase giudiziale il sinistro. Quindi diciamo, speriamo che piano piano riusciamo a portare anche a sistema questo elemento, che vi assicuro sta cominciando a digerire a netto della specificità della municipalità di Montoro, ma in modo veramente pesante, perché è diventato uno dei filoni più importanti di cui praticamente dobbiamo tenere necessariamente conto, perché sembrano tanti sinistri di piccolo conto, ma la quantità vi assicuro che poi a fine anno dà delle mole abbastanza importanti. Quindi da questo punto di vista stiamo cercando di gestire in questo modo. Grazie ancora. Grazie al sindaco. Solo per chiedere al consigliere Fiorillo, che ha seguito puntualmente tutta la fase di esame di questi debiti fuori bilancio, delle sentenze in materia di sinistri, negli ultimi anni c'è stata una curva in discesa dei casi dei sinistri, o più o meno è stabile, che lei ricorda? Sostanzialmente noi stiamo riconoscendo tutti quelli vecchi, quindi Mario dice l'incidente. È in salita, Mario. Uno dei parametri che stiamo affrontando con questo logjuster chiaramente è proprio l'incidenza, che però è un'incidenza. Ci sono due fattori che determinano questo: la capacità, perché c'è una prescrizione lunghissima, 5 anni, per la quale cosa tu capisci che oggi io ti faccio causa per un evento
presumibilmente verificatosi 4 anni fa, noi abbiamo anche impossibilità seria a dover poterci difendere con elementi di fatto, al limite qualche fotografia ricavata all'epoca, qualche mini relazione ricavata all'epoca, si riesce a costruire, diciamo, un'azione di risarcimento. Quindi primo elemento. L'altro elemento che sta incidendo molto su questa diciamo attività è proprio la risposta a zona a seconda dei giudici di pace. Questa è una questione di giurisprudenza, secondo che un'attitudine a riconoscere questa presunta responsabilità a prescindere dalla pubblica amministrazione da parte dei giudici, però questo si sta sempre più in parità. Allora, questo non lo eviteremo soltanto con delle polizze assicurative, soprattutto quando la percentuale di sinistro sotto una certa soglia, noi abbiamo, mi sembra, abbiamo la soglia a 10.000, sotto 10.000 c'è il 90% dei sinistri. Quindi praticamente noi rischiamo di dover rispondere al 90%. No, conviene farle se tu insieme gli metti un servizio di gestione del sinistro, che è complicato, perché c'è bisogno di relazioni, c'è bisogno di contemperare questi tempi di prescrizione che obiettivamente sono fuori dal tempo, 5 anni di prescrizione. Io ti chiedo una cosa 5 anni fa, insomma, diventa pure un luogo più complicato potersi difendere. Però se noi riusciamo a gestire il sinistro, lo stiamo facendo un po' in provincia, se riusciamo a gestire il sinistro in via pregiudiziale, allora noi avremo un abbattimento quantomeno dei costi degli esborsi economici. Questo è il tentativo. Anche perché di Gianni Pasqua, come vedete, no, rispetto a queste tendenze, metà va alla parte, metà spese legate, è un raddoppio di quello. Intervento in merito all'argomento o passiamo per la votazione? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? La minoranza. Votiamo pure per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? La maggioranza. Uguale. Grazie a tutti e grazie al segretario generale, dottoressa Toto.